quanto riguarda l'intervento di Saita Orti, è un intervento che io ritengo abbia messo in sicurezza i pedoni, i ciclisti e affrontato un problema di accesso alla nostra città, e quindi lo rivendico come un intervento che ci è stato finanziato proprio per il livello di particolarità di questa strada. Dopodiché, per quanto riguarda le questioni che attengono alla 231, ci sono tre questioni, e poi interviene più tecnicamente l'assessore Melissa, tre questioni sulle quali non abbiamo smesso di intervenire settimanalmente, e sono: una, la questione dell'asti cuneo, ed è, io devo dire, sollecitazione mia continua, perché l'asti cuneo è strettamente, la soluzione del problema dell'asti cuneo è strettamente interconnesso con questo tipo di strada. Secondo aspetto è che non abbiamo smesso il contatto continuo con ANAS, che ha fatto degli interventi che possono essere risultati non sufficienti. Terzo aspetto, abbiamo una proposta che stiamo valutando e che vorremmo condividere con ANAS, anche rispetto ad un riesame più complessivo della viabilità, ma di questo magari dal punto di vista tecnico interverrà dopo l'assessore. Quindi non riteniamo di non aver prestato l'attenzione massima. Certamente dobbiamo anche tenere presente le questioni della velocità, la questione del tasso alcolemico a cui sono stati sottoposti alcuni che hanno avuto degli incidenti, eccetera, eccetera. Detto questo, le problematiche di quella strada, che è in questo momento congegnata in quel modo, possono essere affrontate dal punto di vista tecnico con le risposte che l'assessore Messa dirà, che abbiamo recuperato con un incontro con il nuovo direttore compartimentale l'altra settimana a Torino e questa mattina con un sopralluogo in loco. Grazie al sindaco, la parola adesso all'assessore Messa. Sì, mi permetta proprio solo una battuta più generale rispetto alle considerazioni finali che aveva fatto il consigliere Panero relativamente alle mie risposte. Io posso anche accettare che non sempre le mie risposte possano essere considerate da parte di chi mi interroga sufficienti o accettabili, ma le assicuro che le interrogazioni della minoranza mai vengono considerate da questa amministrazione con il concetto di noia, anzi, prendiamo in considerazione qualsiasi segnalazione che venga fatta dei cittadini, e allo stesso modo, se non ancora di più, da parte dei consiglieri comunali che ci interrogano. Procedo alla seconda parte, appunto ricordo che alla conclusione dei lavori lungo la salita Orti effettivamente gli incidenti sono stati parecchi. È giusto però ricordare che il Comune ha realizzato i lavori per la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione dei golfi di fermata del bus urbani e scolastici e la nuova illuminazione a LED. Tali interventi hanno sicuramente migliorato la sicurezza di pedoni e degli utilizzatori del trasporto pubblico locale, in particolare verso gli scolari. Da questo punto di vista anche io ritengo che sia stato un intervento valido. Successivamente ANAS ha provveduto a stendere un nuovo manto bituminoso sulla strada su tutto il tratto oggetto di riqualificazione. Al fine di avere con ANAS un ulteriore confronto diretto sui casi citati, dopo i molteplici fra l'altro già avvenuti nei mesi scorsi, il 5 aprile il sindaco è stato ricevuto dall'ingegnere Gemelli, che è direttore compartimentale di ANAS. Inoltre, nella giornata odierna, è avvenuto il sopralluogo dove lo stesso ingegnere Gemelli ha nuovamente sottolineato che dal suo punto di vista il non rispetto dei limiti di velocità è fra le cause maggiori di incidenti.
ci auguriamo che presto arrivi l'autorizzazione al posizionamento degli autovelox già previsti, in modo tale da incominciare a eliminare questo prima causa. Lo stesso ingegner Gemelli ha comunque preso l'impegno al fine di creare nuove migliorie all'aderenza della strada, comunicandoci che provvederà alla posa di uno specifico materiale sull'attuale tappetino. Durante il sopralluogo, come già accennato il sindaco, si sono inoltre analizzate soluzioni radicali di intervento, fermo restando la necessità di approfondimenti progettuali tecnici da parte della stessa ANAS. Grazie all'assessore. Come prima, diritto di replica, prima il consigliere Somaglia e poi Opanero Potripoli. Prego, consigliere. Grazie presidente. Allora, la risposta, diciamo, non posso definirla così soddisfacente. È vero che per prendere delle decisioni occorrono tempi, i tempi devono maturare, occorre fare un lavoro di concertazione con gli enti che sono coinvolti nella gestione di quel tratto stradale, però è altrettanto vero che questa situazione è chiara e presente nelle nostre menti da tanto tempo, quindi mi stupisce che si debba ritornare quando accadono degli episodi poco piacevoli. È vero, i lavori erano indirizzati alla messa in sicurezza della viabilità pedonale, però io mi chiedo quali, ma soprattutto quanti sono i pedoni che giornalmente transitano in quel tratto di via. E forse un po' di più sono i ciclisti, perché chi ha la passione della bicicletta, come l'amico Panero, magari fa la salita anche, ma forse mi dice che la evitano. Allora non ci resta che sperare. Il fatto che c'era un vecchio detto che non sto a ripetere, perché non è il caso in questa sede, che gli impegni presi dall'ANAS, che rimarco noi avevamo sollecitato in fase di realizzazione dei lavori, vengano effettivamente in qualche maniera effettuati. È vero che il rispetto dei limiti di velocità è una delle cause, ma non è la sola causa, è una concausa degli incidenti che sono accaduti. E concludo dicendo che anche noi manteniamo, se coinvolti, alta l'attenzione per l'annoso problema dell'asti cuneo che ci coinvolge da tanti anni, che forse parzialmente potrebbe risolvere questo tipo di problema, e che se coinvolti anche noi possiamo fare pressione o esercitare qualche pressione da parte nostra nei confronti dei vertici dell'ANAS. E chiudo dicendo, vedo che il sindaco si è un po' come dire infervorata, e capisco che questa sera le nostre interrogazioni avevano come oggetto due dei lavori più importanti che questa amministrazione ha messo in cantiere in questi anni, e per entrambe ci tocca, ma su sollecitazione dei nostri concittadini, ritornare con delle interrogazioni puntuali alle quali le risposte sono lacunose. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Tripodi, prego. Cercherò in tutti i modi nel mio intervento di non fare espressioni che possono rimandare a votazioni o a cose come soddisfacente, sufficiente, discreto, ottimo o quant'altro. Semplicemente perché, passatemi la battuta, questo è innanzitutto pensavo che dall'assessore, visto e considerata l'intervento del sindaco dove rimandava all'assessore una risposta più specifica e dettagliata di quelli che potranno essere gli interventi messi
in atto quella strada dopo le varie e future riunioni che ci saranno con l'ANAS, eccetera, eccetera, speravo che in questo momento ci fosse, diciamo, un piccolo, venisse a dire qualche notizia in più, magari una scappata di notizie maggiore, ma dall'assessore questo non è uscito dalla bocca, sinceramente poco capito di quello che si andrà a fare. Cosa importante, Sindaco, è giusto, lei dice, noi abbiamo migliorato anche e soprattutto, ritengo opportuno dire, solo ed esclusivamente migliorato l'estetica dell'entrata di una nostra città. Ecco, se quell'intervento lì fosse stato presentato come riqualificare, riabbellire l'entrata di una nostra, della nostra città, una delle più importanti entrate della nostra città, posso dire, boh, ok, ma se quell'intervento è stato descritto, presentato in tutte le salse, in tutte le maniere, come un intervento che sarebbe stata la risoluzione del problema, del pericolo, e comunque avrebbe dato modo di essere, dato, fosse stato un intervento, sarebbe stato un intervento che avrebbe risolto il problema della sicurezza stradale in quella strada, così non è. Poi il fatto che venga detto che non ci sia stato, diciamo, un disinteresse da parte dell'amministrazione, su questo mi piace un attimino, vorrei un attimino soffermarmi, perché comunque noi nel momento in cui, già nello stesso momento in cui venivano svolti i lavori, siamo stati noi anche consiglieri di minoranza alla presenza del consigliere Marengo, del consigliere Alasia e comunque tutti i gruppi di minoranza, che abbiamo incominciato a dare veramente delle sollecitazioni importanti anche all'ANAS, e fa piacere il fatto che anche voi abbiate rincominciato ad avere dei rapporti con l'ANAS per parlare di questa questione, perché i residenti di quel tratto non parlavano di sicurezza pedonale, parlavano di sicurezza stradale, e questo è l'obiettivo, dove bisognava andare verso questo obiettivo, e mi sembra che questo obiettivo non sia stato raggiunto. E come ben diceva il consigliere Somaglia, è appunto è stato uno degli interventi più importanti, comunque, che già nello scorso bilancio c'era all'interno della vostra attività amministrativa. Lei anche durante un'altra interrogazione che avevo posto, la problematica della discesa Orti, salita Orti, aveva messo di nuovo, sottolineando il problema dell'asticuneo e quant'altro. Noi abbiamo dato delle soluzioni, abbiamo cercato di essere anche noi, non solo ed esclusivamente persone che prendono e mettono in luce solo le cose negative, abbiamo cercato anche noi di dare comunque un contributo per far sì che in quella strada venissero messe in pratica delle opere che potessero andare verso l'obiettivo di una maggior sicurezza. Ricordo quasi che alla prima presentazione di quel progetto non c'erano neanche tra un po' i guardrail, cioè, quindi si parlava di sicurezza dei pedoni, non c'erano i guardrail. Quindi siamo onesti e diciamo, quell'intervento lì c'erano dei soldi, abbiamo vinto un bando, comunque sempre soldi pubblici, li dovevamo spendere, abbiamo migliorato l'estetica della città, un'entrata, una delle maggiori entrate della nostra città, ma per il resto, per quanto riguarda la sicurezza stradale di quel tratto, non si è fatto completamente nulla. E che poi possiamo utilizzare qualsiasi cosa, qualsiasi motivazione o argomentazione, dicendo che se ci fosse la sicurezza lì non ci sarebbero incidenti, eccetera eccetera. Andiamo nel succo. La nostra domanda è stata: quali saranno gli interventi? E io in questo momento qui mi sarebbe piaciuto sentire quali sarebbero stati gli interventi dell'assessore e della questa amministrazione comunale, sentendo anche quali modifiche di tratto, quali modifiche di... non ho capito quali potrebbero essere. Sarebbe bello che in questa occasione, visto il discorso
assolutamente urgente e importante per trovare delle soluzioni, nulla per fare solo delle critiche, perché la questione della pericolosità, mettiamoci la velocità, mettiamoci il rischio del dei tassi alcolemici, mettiamoci i rischi di tutto, però lì è indubbio il fatto che quell'intervento non ha raggiunto l'obiettivo, non volevo dire che sia stato insufficiente, discreto o altro, non ha raggiunto l'obiettivo che come titolo di quell'intervento, che era sicurezza stradale, dovevamo avere abbellimento di un'entrata della nostra città. Per la sicurezza si è fatto poco. Grazie consigliere, siamo riusciti a finire entro le 18.50, molto bene. Quindi tutte le interrogazioni sono state discusse, passiamo al punto 3, proposta di mozione presentata dal consigliere Amajù, che ha per oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato o rifugiata ambientale a chi proviene da zone del mondo ad alto livello di crisi ambientale e desertificazione. Chiedo al consigliere di illustrare la mozione. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Bene, oggi diciamo che toccherò insomma due temi importantissimi che toccano insomma fenomeni planetari che stanno cambiando in realtà immensi territori e anche paesi. Uno dalla parte il cambiamento climatico, dall'altra parte la sua conseguenza, quindi il movimento di massa di persone che trovano rifugio in altri paesi. E l'ho presentata in comune non perché magari il comune non ha nessun ruolo in tutto questo, in realtà i comuni hanno un ruolo importantissimo non solo per far arrivare il messaggio, ma in alcuni passi anche nella cooperazione internazionale. L'ANCI stessa ha un reparto che si occupa di cooperazione allo sviluppo e su questi temi si potrebbe essere molto più efficaci. Ho avuto personalmente occasione di incontrare la dirigente della cooperazione internazionale dell'ANCI e in realtà ci sono tantissimi progetti già in atto attualmente in Burkina Faso, in Senegal, diversi progetti fra comuni per lo sviluppo rurale. Io passerei insomma a presentarvela, insomma leggendola in parte. Allora, il flusso di migranti richiedenti asilo ha origini antiche. Nei secoli l'essere umano ha sempre cercato la possibilità di migliorare la propria vita fino ad arrivare a lasciare il proprio paese. Scelta purtroppo sofferta per tutti, sia per i nostri giovani che vanno all'estero, sia per altre persone che arrivano al nostro paese. Sono sempre scelte molto difficili e in extremis. Lasciano la propria terra e praticare. In questo ultimo secolo il fenomeno è stato causato anche dall'impoverimento dei paesi del cosiddetto terzo mondo. In decenni di colonizzazioni, conflitti non risolti, a volte favoriti e alimentati anche dai paesi europei verso cui si dirigono attualmente profughi e persone migrate in generale. Tra le cause delle migrazioni, oltre ai conflitti, un ruolo notevole giocato dai cambiamenti climatici, che rendono intere aree geografiche attualmente incompatibili con condizioni di vita dignitosa e incompatibili con quelli che sono i diritti umani, soprattutto dell'infanzia e dell'adolescenza. L'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, definisce rifugiati ambientali chi si sposta per cause climatiche e ambientali come persone, gruppi di persone che per ragioni legate a un cambiamento ambientale improvviso o progressivo che influisce negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita sono costrette a lasciare il proprio territorio temporaneamente o definitivamente e che perciò si spostano dentro il loro paese oppure ne escono. I rifugiati ambientali sono considerati alla stregua dei migranti economici però e non potendo chiedere asilo politico vengono rimpatriati. Tra le cause che portano a conflitti e disastri ci sono l'accaparramento di terre, acqua e i processi di villaggiazione forzata e smaltimento intensivo di rifiuti tossici. Qualcuno magari ha visto in questi ultimi mesi su Report, un bel reportage su questo tema. E soprattutto anche lì, quando parla di legato, causato insomma anche da paesi occidentali, dai nostri paesi, ultimamente in Senegal l'importante azienda internazionale italiana, Tampieri Financial Group, ha investito insomma su 20.000 ettari nella piantagione di biocarburante, sottraendo
territorio a 37 villaggi che vivevano di agricoltura, creando insomma conflitti fra polizie e contadini anche molto accesi, tra cui Action Aid, Rail Commons e tantissime altre aziende internazionali e istituzioni hanno chiesto l'intervento dei paesi affinché siano molto più sensibili su questi investimenti, perché questi investimenti vero fanno ricchi qualche azienda, ma sono a volte la causa di migrazioni. Secondo un dossier di Legambiente, il numero dei profughi ambientali nel 2015 ha superato quello dei profughi di guerra. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha dichiarato che entro il 2050 si raggiungeranno i 200-250 milioni di rifugiati ambientali, con una media di 6 milioni di persone costrette ogni anno a lasciare il proprio paese. Allora, il tema cambiamento climatico e dei suoi effetti è importantissimo ed è stato lanciato anche da BRA, con il documento Non mangiamoci il clima, scritto dall'associazione Slow Food e presentato alla COP21 di Parigi. L'espressione riscaldamento globale significa molte cose, tutte ugualmente pericolose. Vuol dire andamento irregolare dei cicli culturali, variabilità di raccolti, proliferazione di erbe infestanti, insetti distruttori, disastri ambientali, innalzamento delle acque e spostamento di enormi masse di contadini. In un mondo in cui metà della popolazione vive a meno di 150 km dalle coste, infatti, ogni centimetro guadagnato delle acque significa l'abbandono di case e raccolti per milioni di persone. Per una tragica ironia della storia, sebbene il 70% dell'aumento del gas serra dall'inizio dell'era industriale si debba ai paesi ricchi e industrializzati, saranno i poveri a pagare le conseguenze di questi fenomeni. Nell'ipotesi probabile di un aumento di 2 gradi entro il 2050, la Banca Mondiale calcola una diminuzione del 4-5% del PIL per i paesi dell'Africa e dell'Asia meridionale, sui quali ricadrà dal 75-80% dei costi provocati dalle catastrofi naturali. Arrestare il fenomeno migratorio risulta a questo punto difficilissimo se non si riparte da una cooperazione internazionale che veda insieme tutta l'Europa e non i singoli paesi spinti da interessi personali ed egoistici. La cooperazione deve essere alla pari, non come quella vista finora, dove una parte impone e l'altra subisce. Se non ci si attiva su questo fronte, spinti anche per solidarietà verso i nostri vicini, presto gli interessi del mercato africano saranno occupati da altri paesi, che in realtà lo sono già. Il libro bianco sull'Africa pubblicato dalla Cina ci dimostra quale futuro avrà il continente nei prossimi decenni. La Cina ha un modo di fare completamente diverso, senza interferire nella politica interna, può fare e fa accordi con qualunque tiranno di qualunque genere. L'Europa è preparata ad affrontare il fenomeno di migrazione, non sembra proporre politiche di accoglienza, gestione dell'accoglienza stessa credibili, mentre i paesi come il nostro, cosiddetti paesi di frontiera del sud Europa, si trovano a doversi misurare con l'immigrazione e l'accoglienza spesso da soli, in una fase di pesante crisi economica e finanziaria che ne ha eroso anche le risorse economiche. Nel 2012 è stata lanciata l'iniziativa della cosiddetta Agenda di Nansen, da Norvegia e Svizzera, con l'appoggio della Commissione Europea, che ha terminato nel 2015 un percorso di discussione e costruzione di un'agenda globale di interventi per soddisfare le necessità di protezione e assistenza delle persone che migrano a causa di disastri o effetti di cambiamenti climatici. Allora, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, insomma, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, sancisce alcuni articoli importantissimi. Il primo, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Il fatto di nascere in Italia, il fatto di nascere in un paese senza guerra, senza questi problemi, è pura fortuna. Sancisce all'articolo 3, ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. All'articolo 6, ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. E all'articolo 13, comma 2, ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. La dichiarazione poi di Marrakesh è stata sottoscritta a novembre 2016 da rappresentanti dei 196 paesi che hanno partecipato alla conferenza ONU sul clima, della COP di Parigi, affermando quanto segue. Il nostro clima si sta riscaldando a un tasso allarmante e senza precedenti e noi abbiamo il dovere urgente di dare una risposta.
Noi chiediamo il più alto impegno politico per combattere il cambiamento climatico come una questione di priorità urgente. Noi chiediamo forte solidarietà con quei paesi più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico e sottolineiamo il bisogno di sostenere gli sforzi mirati ad aumentare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità. Noi chiediamo a tutte le parti di rafforzare e sostenere gli sforzi per sradicare la povertà, garantire la sicurezza del cibo ed adottare azioni stringenti per affrontare le sfide del cambiamento climatico in agricoltura. Noi chiediamo di aumentare urgentemente le ambizioni e rafforzare la cooperazione fra di noi per colmare i divari fra gli attuali trend di emissioni e il percorso necessario per conseguire gli obiettivi di lungo termine sulle temperature dell'Accordo di Parigi. Io in questa mozione chiedo l'impegno al Sindaco e al Consiglio Comunale di poter trasmettere all'ANCI entro 30 giorni dall'approvazione di questa mozione la richiesta a nome del Consiglio Comunale indirizzata al Parlamento e al Governo italiano affinché, uno, a livello normativo il Parlamento si impegni a varare disposizioni che riconoscano forme di protezione internazionale analoghe allo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria per chi proviene da paesi ad alto livello di crisi ecologica. A livello europeo il Governo italiano si impegni affinché i paesi aderenti alla Comunità Europea definiscano delle linee guida comuni di articolazione tra l'Accordo di Parigi e l'Agenda Nansen per la protezione dei rifugiati nell'ambito dei disastri naturali, delle modificazioni climatiche, per la messa in pratica di concrete misure comuni di risposta al fenomeno. A livello normativo, punto 3, che sia data opportuna attuazione mediante l'emanazione di appositi decreti. All'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, laddove stabilisce che il Governo deve definire le misure di protezione temporanea da adottarsi anche in deroga a disposizione del presente testo unico per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi in particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Sempre a livello amministrativo che siano fornite alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale opportune indicazioni sull'applicazione ai profughi ambientali delle disposizioni di cui alla Convenzione internazionale di Ginevra sullo status del rifugiato, in particolare nei casi in cui l'impossibilità o l'incapacità dello Stato di provenienza e o di transito di intervenire per garantire un ambiente dignitoso configuri una fattispecie di persecuzione. Questa è la mia mozione e insomma darò l'attenzione di tutti i colleghi. Grazie. Grazie al consigliere Maggiù, sul dibattito aperto. Per chi vuole proporre soluzioni o semplicemente anche solo per dichiarazione di voto. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma io nel momento in cui l'ho ricevuta ho letto con molta attenzione la mozione del consigliere Maggiù, che è sicuramente interessante. Interessante perché fotografa una situazione reale, il clima sta cambiando e questo è una responsabilità di tutti i paesi del mondo, probabilmente dei paesi più industrializzati sicuramente. Mi sono informato su un po' di... Ho preso qualche numero, ecco. Ho dato questi dati forse già in un passato consiglio, non ricordo in quale occasione, ma mi aveva colpito molto il fatto che, anche perché questo argomento riguarda sostanzialmente un continente che è l'Africa. L'Africa nel 1950 aveva 500 milioni di abitanti, oggi siamo 1 miliardo e 100. È prevista nella seconda metà del secolo il raddoppio sostanzialmente della popolazione, arriveremo a 2 miliardi. La domanda è molto semplice: se oggi con 1 miliardo di abitanti si prevede entro il 2050 tra i 200 e i 250 milioni di rifugiati ambientali, significa che un quarto della popolazione africana rientra in questo numero.
Vuol dire che entro la fine del secolo, se questi numeri sono corretti, e io non ho motivo di ritenere che non lo siano, raddoppieranno. Quindi si parlerà di 500 milioni di persone. Ora, con tutto rispetto, queste persone che spesso fuggono da una situazione a volte di guerra, ma non sempre, spesso e volentieri sono migranti economici, anche se oggi non c'è questa distinzione, come ricordava il collega poco fa. Nella maggior parte dei paesi dell'Africa subsahariana, molti di questi abitanti decidono di lasciare il loro paese per cercare un futuro migliore, probabilmente. Sono di religione musulmana, ma non si recano nei paesi ricchi e musulmani come loro, che dovrebbero accoglierli, credo, anche solo per un dovere di fraternità. Puntano sull'Europa. E allora io mi chiedo, se anche solo questi numeri sono corretti, qual è il futuro che ci aspetta? Un'immigrazione di massa? L'Europa oggi ha circa 500 milioni di abitanti, poco più. Stiamo parlando dello stesso numero di persone che probabilmente nei prossimi decenni tenteranno l'avventura, prima della traversata del deserto, poi la traversata del mare, con tutti i rischi, e lo vediamo con le tragedie che quotidianamente avvengono, per venire in Europa. E che ne sarà dell'Europa? Che ne sarà dei nostri paesi? Come potremo garantire a queste persone la dignità, non soltanto della vita, ma del lavoro, della casa? L'Europa sono ormai 10 anni che vive in una condizione economica molto, molto difficile. Come potranno pesare e gravare sul welfare tutte queste persone? Sono domande importanti quelle che ci vengono poste, ma anche le risposte non devono essere improntate a un buonismo senza se e senza ma. Io credo che le riflessioni che devono essere fatte devono essere riflessioni serie, riflessioni che possano dare una risposta, riflessioni che in qualche modo possano non soltanto dare una risposta a livello nazionale, ma a livello europeo. Ma lo vediamo tutti i giorni. L'Europa parla prima con 28 e oggi con 27 voci diverse. C'è chi crea muri, chi li alza, chi come l'Austria chiude la frontiera del Brennero, chi, e ho testimonianza diretta, passa in Francia e vede quotidianamente i pullman caricati con i migranti che tentano di passare e vengono rispediti indietro. Noi non riusciamo a parlare, l'Europa non esiste da questo punto di vista, ci sono 27 ipotesi diverse che si trasformano in 27 idee diverse. E allora qual è la possibile risposta? La risposta è che a oggi non esiste una possibilità di accoglienza tale da poter mettere in sicurezza la vita di queste persone. Ben venga l'idea di una cooperazione che possa interessare molti paesi e molti villaggi che di agricoltura vivono in questi paesi. Ma chiudere semplicemente la porta dicendo se il cambiamento climatico porta a questi cambiamenti, ecco che vi accogliamo. Perché è vero che l'Occidente è brutto e cattivo, è vero che l'Occidente è colonizzato, per carità, non nascondiamoci dietro un dito, abbiamo le nostre colpe, ma oggi, lo ricordava il consigliere Amajou, una azienda europea sta lavorando in Senegal e probabilmente ha distrutto la vita di questi 37 villaggi, ma il Senegal ha un governo, e non è il governo italiano, è il governo tedesco. Quindi vuol dire che ci sono atti di cooperazione internazionale a cui comunque ci si deve rifare. Ecco che diventa oltremodo difficile immaginare il nostro futuro. E tematica di queste settimane, arriveranno nuovi migranti, ne abbiamo parlato l'altra sera nella conferenza Capigruppo, oggi sono 24, saranno quasi 90. E quante problematiche ha già suscitato questa situazione? Immaginate il tutto proporzionato e riproporzionato per 5, 10, 20, 30, 50? Perché questo è il futuro che ci aspetta. Se l'Europa non saprà dare una risposta adeguata a questi fenomeni, che sono fenomeni naturali ma che sono fenomeni
epocali. L'Europa oggi non avrà futuro. Si parla spesso, a me non piace, ma di partiti che agitano lo spettro del populismo, ma questi partiti semplicemente intercettano un sentimento popolare. Un sentimento popolare di chi? Di quelle persone che in qualche modo vivono delle difficoltà economiche, vivono le difficoltà della casa, vivono le difficoltà del lavoro. E sembra spesso, a torto ragione, che chi arriva abbia qualche merito in più e per cui lo si debba seguire e gli si debba garantire una vita migliore di quella dei cittadini italiani. Non sempre così, ci mancherebbe, ma questa è la percezione che sta passando. E la percezione crea politica, perché fa sì che i flussi di voto possano passare da un partito ad un altro. Io non ho la soluzione, ci mancherebbe altro, non voglio questa sera dire che le soluzioni le può trovare il Consiglio Comunale di Bra o può trovare una via da indicare all'ANCI e al governo. Però mi domandavo, leggendo quello che è stato proposto, come si possa, a livello normativo, il Parlamento si impegni a varare disposizioni che riconoscono forme di protezione internazionale analoghe allo status di rifugiato e a quella della protezione sussidiaria. Quindi significa che questi 250 milioni di migranti climatici avranno lo status di rifugiato politico. Vediamo oggi che già la percentuale di rifugiati politici che viene, lo status di rifugiato politico che viene accordato a chi arriva sulle nostre coste, nel nostro paese, è una percentuale minima rispetto a coloro che sbarcano. Dare a tutti costoro lo status di rifugiato significa aprire le porte a un'invasione, perché questo sarà. Sono di centrodestra, ma penso di non aver mai dato idea di essere un estremista. Ma quello che è il nostro futuro e quello che ci aspetta sono tristi giorni, mala tempora currunt, dicevano i latini. Proprio perché non vi è una percezione di quello che potrà essere il nostro futuro e tutto viene percepito come una minaccia. Certo che se oggi il Consiglio Comunale di Bra, nel suo piccolo, dirà di sì a questa mozione, io credo che farebbe uno sgarbo e un torto a tutti coloro che anche nel nostro paese possono essere considerati rifugiati climatici. Si parla sempre di cittadini stranieri, ma ricordiamo che nella natura, nel nostro paese, solo pochi mesi fa ha distrutto interi paesi nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio. Possibile che questi nostri connazionali non possano essere anche loro considerati, non dico rifugiati, ma perseguitati climatici? Almeno questo sì. Perché invece di impegnarci a cercare una soluzione per un qualcosa che soluzione non ha? Il Comune di Bra, magari, ecco, un invito che posso fare a tutti i colleghi, non possa studiare soluzioni, forme, che possano andare ad aiutare i nostri connazionali che hanno perso tutto nel terremoto dell'anno scorso. Per anni, ed è una lodevolissima iniziativa, a Bra nell'estate si sono accolti i bambini dell'Est Europa che arrivavano da Chernobyl per garantire almeno loro una vacanza serena, alcuni mesi di serenità lontano dalle loro preoccupazioni. Perché il Comune di Bra, su invito del Consiglio Comunale, non può pensare a fare una cosa del genere nei confronti dei nostri connazionali che hanno perso tutto e che oggi ancora purtroppo vivono spesso in tende o in soluzioni provvisorie, se non in un albergo? Perché non pensare di accogliere i bambini delle Marche, i bambini dell'Umbria, almeno per cercare di far passare loro qualche mese di serenità, lontano dalle preoccupazioni, lontano dalle macerie del terremoto? Non saranno sicuramente questi nostri connazionali dei rifugiati climatici, non sono rifugiati, sono persone a cui noi dobbiamo tutto il nostro, la nostra stima, il nostro affetto, dobbiamo dare il nostro appoggio. Lo è stato fatto, alcuni esponenti
alcuni dipendenti comunali della Polizia Municipale hanno prestato la loro opera nei paesi terremotati, tanti volontari sono partiti da Bra portando aiuti alle popolazioni. Ecco, io credo che se volessimo dare un vero senso di comunità potremmo iniziare non cercando lontano, ma cercando vicino a noi, nei confronti di quelle persone che hanno così tanto sofferto, così tanto hanno perso, ma che parlano la nostra stessa lingua, che sono nostri concittadini a cui va sicuramente il nostro affetto e la nostra vicinanza, non soltanto a parole, ma nei fatti più concreti. Detto questo, annuncio già, Presidente, la mia intenzione di voto, che sarà negativa, quindi voterò contro la mozione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Marengo. Prendo spunto da quest'ultima sua riflessione per ricordare a tutto il Consiglio che tra le varie iniziative fatte a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di agosto 24 e purtroppo le scosse dei giorni e delle settimane successive, sono ancora tutt'oggi aperti due conti correnti presso rispettivamente la Cassa di Risparmio di Bra e la Banca di Credito e Cooperative di Chiarasco, con esplicita indicazione di raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite. Se ricordate, i capigruppo dovrebbero ricordarlo, era venuta fuori da una riunione di capigruppo nella quale era stato dato mandato al sottoscritto e altri due concittadini braidesi di aprire con la loro firma questi conti. Quindi è un'occasione per ricordare alla comunità, prima di tutto al Consiglio e poi alla comunità braidese, che questi conti sono ancora aperti e li terremo ancora aperti per qualche settimana, e poi gioco forza, bisognerà estinguerli e spedire probabilmente, possibilmente verso progetti che sono già strutturati, specchio dei tempi, per fare un esempio, i fondi che abbiamo raccolto. Questa è soltanto una precisazione e una comunicazione suggerita dalle ultime battute dell'intervento del consigliere Marengo. Quindi grazie anche per avermi fatto ricordare questa importante opportunità che tra le altre si è aggiunta alle iniziative a favore delle popolazioni italiane colpite dal terremoto. Bene, la discussione può proseguire. Adesso abbiamo registrato una dichiarazione di voto. Se nessuno parla più, bisogna mettere i voti in votazione. Consigliere Isu, prego. Grazie Presidente. Allora, credo che il consigliere abbia affrontato due temi sostanzialmente nella sua mozione: da un lato i cambiamenti climatici e dall'altro le migrazioni. È vero che hanno delle relazioni, ma le problematiche a cui lui ha accennato sono diverse, parlando di progetti di sviluppo da un lato per l'aiuto e la cooperazione internazionale e dall'altra invece di iniziative di privati che sottraggono territorio. Tutte cose assolutamente vere e condivisibili. E condivido anche la frase che ha detto: i poveri ne pagano le conseguenze. Di fatto così è, perché non hanno gli strumenti e le possibilità economiche per risolvere e per ritornare al loro paese in condizioni accettabili. Però qua si tratta di problemi internazionali sul clima, si tratta di problemi di accoglienza del nostro paese e dell'Europa, e si tratta di diritti umani. Quindi sono tematiche che
che nella sua mozione ha intrecciato. Sono problemi molto delicati, intanto, perché si parla di persone e quindi vanno affrontate con molto rispetto, e la concezione che io ho sempre cercato di vivere e di insegnare anche ai miei ragazzi è che non c'è un posto mio e un posto tuo dove io devo difendermi e tu mi attacchi se. Ma come ci hanno insegnato gli astronauti andando sulla Luna, il nostro pianeta è un bellissimo pianeta dove i confini e i limiti non si vedono. Quindi l'idea di essere cittadini del mondo mi piace pensarlo, ecco, essere cittadini del mondo. Le risorse nel mondo ci sono affinché tutti possano vivere equamente e dignitosamente, probabilmente anche con necessità diverse, e quindi ci sono paesi in cui le necessità possono essere maggiori, perché ci sono più input, perché ci sono stili di vita diversi, ma la diversità e la differenza sono due cose molto diverse. La preoccupazione di che futuro ci aspetta. Beh, certo che se partiamo dal presupposto di concepire l'invasione, il termine invasione lo sento un po' pesante, ci sono delle percentuali insomma che dimostrano il contrario. Vorrei chiarire però ed è servito a me nel ragionamento su che cosa stiamo parlando, cioè di che cosa stiamo parlando, perché le terminologie secondo me sono state utilizzate creando anche un po' di confusione. Si parla di sfollati, intanto, quando si scappa dalle proprie case per motivi di guerre o di catastrofi naturali, ma non si attraversa il confine, quindi quello a cui faceva riferimento il consigliere Marengo probabilmente sono i nostri sfollati, certamente non possono vivere in case diroccate da un terremoto, da un'alluvione, ma non sono migrazioni. Il migrante di fatto è colui che esce volontariamente dai propri confini e può essere una migrazione temporanea o definitiva a seconda delle condizioni. Poi è vero che ci sono migranti con diritti diversi, perché si parla di richiedenti asilo nel momento in cui si pone la domanda di rifugiato politico e si è in attesa di questo riconoscimento che le istituzioni danno, o si parla di profugo nel vero senso della parola quando si tratta di persone che non possono essere rimpatriate nel loro paese per motivi di persecuzioni o perché rischiano la vita. Il migrante economico, il migrante ecologico, ambientale non rischia la vita se ritorna nel proprio paese. Quindi il fatto che non ci sia un riconoscimento sancito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel caso in cui ci sia una migrazione tipo per motivi ambientali, mi sembra che sia legittimo, nel senso che il rifugiato è colui che rischia effettivamente la propria vita perché per problemi politici, per problemi che sono diversi sicuramente da quello del disastro ambientale. Poi è vero che i disastri ambientali sono causati sia da fenomeni naturali che da mano dell'uomo, ma allora a questo punto dobbiamo chiederci, prima di modificare questa dichiarazione, questa definizione di rifugiato, che potrebbe, ampliando il campo a ogni tipo di rifugiato, perché a questo punto perché considerare rifugiato ambientale e non riconoscere anche il rifugiato economico, oppure quando c'è una epidemia riconoscere anche il rifugiato, che ne so, a questo punto bisognerebbe creare meno confusione, cercare di
mantenere questa definizione di rifugiato politico sostanzialmente, cioè quella la definizione che è stata data dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, tenendo conto che i riferimenti che la mozione presenta rispetto alle varie indicazioni sia della Svizzera, della Norvegia, di Nassau eccetera, che sono state fatte nel tempo, anche l'ultimo convegno di Milano, sono sostanzialmente delle richieste di intenti, ma sia come il consigliere ha ricordato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma anche nella nostra Costituzione, viene definito l'articolo 20, di cui lui ha giustamente ricordato che in casi eccezionali anche il nostro Paese si fa carico per come dire, questi eventi che sono del tutto particolari ed eccezionali e vengono definiti in questo senso. Allora, se la richiesta della mozione è quella di sollecitare il Parlamento, l'Europa, l'Italia, lo Stato, insomma tutto quello che a questo punto bisognerebbe intanto prevenire i disastri ambientali, investire affinché si possa lavorare anche sul posto, in modo che ci si possa risollevare, in modo che la resilienza e la possibilità di risollevarsi, di cambiare le condizioni ambientali siano, possano riportare ad un ambiente vivibile, accettabile, per cui la sollecitazione va più in questo senso, le responsabilità nostre dei cambiamenti climatici vanno rivolte soprattutto al nostro modo di svilupparci e di fare, di causare ecco, questi problemi dell'aumento della temperatura, eccetera. Quindi prima di tutto la sollecitazione dovrebbe andare in questo senso, per cui ritengo che la mozione poteva forse essere articolata con una distinzione e con una presentazione leggermente diversa e su questo tema eventualmente ci si potrà ritornare. Grazie. Grazie al consigliere Isu. Quindi il consigliere Isu per adesso non ha dato, comunque, se ho capito bene, indicazioni di voto, quindi c'è ancora tempo eventualmente. Mi rendo conto che l'argomento è molto complesso, mi rendo anche conto che il tempo passa. Pertanto, prego, consigliere Somaglia. Volevo aspettare anch'io di intervenire, anche se la mia sarà sostanzialmente una dichiarazione di voto, ma le ultime parole del Presidente mi hanno sollecitato. È un argomento molto complesso, è un argomento che a mio avviso, come tanti altri di cui abbiamo dibattuto negli anni, devono essere approfonditi, a mio avviso, in altre sedi. Noi possiamo dare il nostro contributo, un contributo che è dettato sovente dalle idee, è dettato da ciò che quotidianamente viviamo, quindi a volte è dettato anche da, passatemi il termine, dalla pancia, non dalla razionalità della condivisione di un problema. Molto bene è intervenuto a mio avviso il consigliere Marengo, io sposo in toto ciò che ha illustrato. Mi viene una battuta, una sottolineatura da fare. Nel passaggio in cui viene citato il libro bianco sull'Africa pubblicato dalla Cina,
Io ammetto la mia ignoranza, non conosco questo libro bianco. Mi interesso per lavoro di economia e mi pare che proprio la Cina sia la maggiore tra le potenze mondiali che investe in maniera, anzi ha già investito, ha preso tutto, soprattutto nel continente nero. E allora mi viene anche da dire, bene, anche i rifugiati indirizziamoli verso la Cina, anche perché il nostro continente su questo argomento, come su altri, ha dimostrato l'impreparazione all'affrontare questo tipo di migrazione, vuoi per motivi geopolitici, vuoi perché a mio avviso l'Europa è un'istituzione ibrida, non è completa, l'avevano forse i nostri padri costituenti pensata in maniera diversa. Oggi il nostro continente non riesce a dare una risposta su questo argomento come su tanti altri, riesce invece a darci tanti balzelli, riesce a darci le misure dei piselli piuttosto che degli asparagi, piuttosto che di questo o di quell'altro, però non riesce a darci risposte che devono essere risposte demandate all'Europa, non può essere solo il nostro povero Stato che a malapena riesce ad intervenire e a gestire questi imponenti flussi migratori, anzi direi riesce a non gestire i flussi migratori. E allora mi viene da pensare che a mio avviso non ci debba essere distinzione di rifugiati. Oggi coloro che vengono gestiti quali rifugiati politici sono coloro che in qualche maniera hanno alle spalle una storia e una provenienza che non gli consente di ritornare nel proprio paese, e quindi a loro oggi va la nostra attenzione, che riusciamo a dare in maniera non compiuta. E quindi a mio avviso diventa difficile creare nuovi status ai quali, ahimè, non riusciremo a dare risposte se non quelle improvvisate che abbiamo dato negli ultimi anni a questo imponente flusso migratorio. Per questo il voto del nostro gruppo sarà contrario a questa mozione. Grazie al consigliere Somaglia. Chiedo scusa, consigliere Lasi, prego. Grazie Presidente. Spero non mi abbia confuso con Tripodi per la declinatura. No. Okay. Allora. Allora. La mozione presentata dal consigliere Ab sicuramente è una mozione di alto livello per gli obiettivi che si pone, no? E devo essere sincero, è estremamente difficile per me fare un discorso omogeneo, delle considerazioni omogenee, coerenti sul tema, perché ci sono sentimenti, idee contrastanti, non solo tra di noi,
tra le persone che vivono nella nostra città, nella nostra nazione, nel nostro continente, ma anche nella nostra stessa testa, in sostanza. Contraddizioni che viviamo poi tutti i giorni. Questo è il mio. È una contraddizione. Però, ho voluto ascoltare gli interventi precedenti e ho preso un po' di note su quello che è stato detto, più che altro per partire dal percorso più facile, no? Evidenziare le contraddizioni esposte nel cercare di spiegare il proprio punto di vista. Ora, se è vero che i numeri della migrazione sono numeri potenzialmente elevatissimi, siamo certi, sicuri, penso, ragionevolmente, senza essere dei tecnici, senza far parte dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, senza far parte della Commissione europea o del Consiglio europeo, che non ci sarà nessuno strumento legislativo che impedirà il flusso migratorio. Perché se parliamo e ci agitiamo nei confronti di questa mozione con la paura che questa mozione possa aprire le porte o comunque discorsi come questa mozione possano aprire le porte a flussi migratori potenziali di centinaia di milioni di persone nei prossimi anni, beh, che ci sia questa mozione o che non ci sia, l'unica forma di arresto dei flussi migratori sarà la violenza. In questi termini, l'unico modo sarà la violenza. E quindi, senz'altro, le idee espresse nella mozione non sono la soluzione. Siamo d'accordo, no? Io dico una parte della soluzione, perché quello che si sta verificando e chiamato dalla mozione per quanto riguarda il flusso dovuto ai cambiamenti climatici e le sue conseguenze presenti e nel vicino futuro non ha solo conseguenze per il futuro, no? 2050-2040, ma le conseguenze sono già oggi immanenti, no? Ed è un po' come se noi comunque dicessimo, in ogni caso, a scanso di equivoci, chiudiamo le porte. Come dicevo prima, non dobbiamo spaventarci troppo, perché tanto anche se chiudiamo la porta ci passano dalla finestra, per la massa che ci dovrebbe essere, per i numeri che sono stati detti. Per quanto riguarda le percentuali riferite ai richiedenti asilo, ai rifugiati, io guardavo nei giorni scorsi i dati dell'UNHCR riferiti agli ultimi anni e il 68% dei richiedenti asilo provenienti da migrazione attraverso il Mediterraneo proviene da paesi come il Pakistan, l'Afghanistan, l'Eritrea, l'Iraq e la Siria. Quindi in questo momento c'è una pressione migratoria che è dovuta principalmente per motivi politici, per guerre, per fenomeni economici, per fenomeni sociali molto importanti che non possiamo controllare, e noi ne gestiamo come Europa una piccolissima parte, perché in Giordania di rifugiati siriani ce ne sono a n volte rispetto a quelli che arrivano in Europa. E quindi anche non è propriamente vero che il rifugiato si rivolge o i migranti si rivolgono esclusivamente all'Europa. Chi fugge, per qualunque motivo, perché deve fuggire, fugge nel primo posto che trova e si ferma innanzitutto, fino a che non ha le forze per proseguire oltre, nel primo posto che ha a disposizione. E spesso, esattamente come ci insegnano le vittime dei terremoti e delle calamità naturali del nostro territorio,
nonostante le condizioni che noi possiamo tranquillamente definire disumane, non vogliono scappare da quei luoghi, non vogliono scappare dalla loro terra. La gente continua a stare in tende o senza alloggio, ospitato da amici nel nostro territorio, dopo terremoti, dopo alluvioni, perché non vuole lasciare il posto dove ha sempre vissuto. E questo non è un fenomeno italiano, occidentale, è un fenomeno naturale, è una condizione umana. Che cosa succederebbe all'Europa se dovessimo accogliere più migranti per questo motivo? C'è un motivo in più per poter accogliere la domanda di rifugiato. Beh, è molto semplice, secondo me. L'Europa si imbastardirebbe di più di quello che è già. Siamo già bastardi, lo siamo già. Quindi non prevedo niente di epocale. E le migrazioni sono un fenomeno che ha percorso tutta la storia umana e che ha prevalicato e ha distrutto imperi considerati invincibili, dall'impero persiano all'impero romano, a quello che volete. È vero che non esiste, come dicevo prima, solo la soluzione dell'accoglienza. Non esiste solo questa soluzione, esiste anche una soluzione sul luogo, ma probabilmente non esistono solo questi due ambiti, ci sono soluzioni più complesse che non si possono neanche spiegare e, come dire, semplificare in uno schema a flusso, come volete, ma ci sono parti che risolvono parti di problemi, cioè ci sono soluzioni parziali e risposta a problemi immanenti. Lo so che noi viviamo in un mondo estremamente cinico, di fatto, mentre noi parliamo, no, mi pare che le statistiche dicano che ogni 30 secondi muore un bambino nel mondo per fame o per sete, no? Mentre noi stiamo parlando. La soluzione effettivamente nella nostra vita quotidiana è non pensarci, cioè noi viviamo la nostra vita senza pensare a questo, perché sennò non sarebbe umanamente vivibile, no? Che cos'è che ci impressiona? Ci impressiona la sofferenza e la morte che capita vicino a noi, più prossima, perché ci colpisce di più, perché se vediamo qualcuno dormire nel sottopasso della nostra stazione ci impressiona molto di più che non pensare a qualcuno che dorme all'aperto nel deserto del Sinai piuttosto che nel deserto subsahariano. Però quella situazione c'è sempre, non cambia, non muta. E se è vero che la soluzione non è semplicemente dire liberi tutti, è anche vero che la soluzione non è chiusura tutti. Altrettanto, allo stesso modo. Si è parlato anche di paura e di percezione del flusso migratorio, no? Ho 15 minuti, non ho più. Grazie. C'è un altro problema che questa mozione certo non risolve, è un problema sistemico. Spesso i flussi migratori sono stati utilizzati esattamente un po' come adesso, per richiamare fatti recenti, gli Stati Uniti fanno con i dazi, intendono fare con l'inserimento, la reintroduzione dei dazi, cioè servono a creare delle barriere doganali per cui le forze, i flussi migratori vengono utilizzati ad esempio per abbassare il costo del lavoro nel proprio paese e quindi rendere competitivo il proprio paese. E' questo che viene percepito con paura dagli strati più deboli di una nazione, di una comunità che deve ricevere soggetti più deboli, no? Perché la paura non è certo di chi sta bene, non è della classe abbiente, delle classi abbiente, ma degli strati più poveri. Ma questo non è dovuto al flusso migratorio in sé, ma alla gestione del flusso migratorio, a come il sistema decide e gestisce il flusso migratorio. E il flusso migratorio si può gestire. A me è piaciuta la proposta del consigliere Marengo di dire, beh, ma
visto che la mozione si pone il senso, no? Che la questione non è semplicemente pensare al rifugiato perché viene da un paese extraeuropeo, perché attenzione, la definizione tra l'altro di queste persone è che vengono da paesi extraeuropei, no? Ma non solo paesi extraeuropei, ma paesi extraeuropei poveri, perché nessuno di noi, ad esempio, si sognerebbe di dire di dare dell'extracomunitario a un cittadino statunitense nella vulgata normale quotidiana, no? Qual è la differenza tra un cittadino svizzero e un cittadino statunitense e un cittadino che proviene da un paese del Centro Africa? Qual è? E la differenza di classe più antica del mondo, il censo. Allora, la proposta della mozione dice: non facciamo differenze tra provenienze, non facciamo differenze tra persone che parlano lingue diverse. E in questo senso Marengo dice: sì, pensiamo anche a chi c'è più vicino, bellissima proposta, ma le cose non sono in contraddizione, a mio avviso. Sulla questione delle definizioni dei migranti, sì, ci possiamo ragionare sulla definizione dei migranti, tutto però cade un pochettino, perché poi andiamo nel senso comune, si parla di fenomeni di migrazione esterna e fenomeni di migrazione interna, quindi direi che sono considerazioni tecniche interessanti, ma non ho capito dove vogliono arrivare. La condizione che viene qui proposta nella mozione è una condizione precisa, specifica. Poteva allargarsi ad altre definizioni? Può darsi, sì, però intanto c'è questa. Ed è già difficile discutere di questa, immaginiamoci di altre condizioni. Infine, visto che ci sono, si è parlato di numeri, nella storia italiana ci sono stati, si stimano, dal 1900 a oggi 27 milioni di emigrati. Dal 2014 a oggi si stima che ci siano più persone che emigrano dall'Italia di quelle che entrano. Ma non solo, dato che i dati su cui si basano queste rilevazioni statistiche si basano sulle iscrizioni all'AIRES, si stima, andando a confrontare per le nazioni a cui è disponibile, le richieste di cambiamento di residenza dall'Italia verso quel paese, e questi dati non collimano affatto con i dati ufficiali del registro, perché molti italiani ancora non si registrano quando entrano nel proprio paese, si stima che il flusso migratorio in uscita dall'Italia sia 3 o 4 volte superiore a quello dei dati ufficiali che fornisce il Ministero. Questo per dire che anche nello stato immanente i numeri del flusso migratorio in ingresso non sono né rilevanti in senso assoluto per le dimensioni della nostra popolazione, ma soprattutto sono ancora nettamente inferiori alle uscite che ci sono dal nostro paese verso gli altri paesi. E quindi se la paura è quella che nell'approvare lo spirito di la mozione, lo spirito di questa mozione sia quello di dare un messaggio che possa conseguire un afflusso rafforzato dei flussi migratori, io penso che nell'immanente non ci sia neanche questo pericolo. E allora io mi concentrerei solo, come diceva giustamente il consigliere Somaglia, non sul fatto tecnico della mozione, ma sull'idea della mozione e sul principio che condivido. Grazie. Grazie a lei, consigliere.
però la dichiarazione di voto. Come, certo, c'è ancora diritto a 2 interventi, 5 minuti l'uno, 15 più 5 più 5 per dichiarazione di voto. Allora, volevo soltanto fare una piccola precisazione, che nel mio intervento non ho messo assolutamente in discussione lo spirito della mozione, anzi, il principio sicuramente è condivisibile. Ritengo inoltre di aver sentito, non so se ho capito bene ovviamente, perché visto che non sono capace a spiegarmi, magari non sono neanche capace a capire, con quale intento è stato usato il termine bastardi. Se le leggi di Mendel non sono un'ipotesi, chiaramente c'è un arricchimento nel mescolare gli interventi, le razze e il DNA, per cui rimango un po' perplesso, ecco, in questo senso volevo soltanto fare una piccola precisazione. Ma il termine non è stato usato come meticcio, è stato usato, io ho sentito la parola bastardi, quindi non so, è un'eccezione forse che va letta in senso positivo, però di solito non viene usata in questo modo. Per cui io mi fermo qua e se il Presidente del Consiglio vuole fare la dichiarazione di voto, va benissimo. Comunicazione interna tra gruppo, ovviamente, il Presidente non fa la dichiarazione di voto a nome del Consiglio Comunale, non ancora, insomma, non sono ancora arrivato a tanto. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti perché hanno sviscerato un tema che, come è stato detto bene da più voci, non è di facile soluzione e la cui soluzione, ahimè, ai noi, non si intravede ancora. Io condivido dal punto di vista storico, sociologico, condivido quanto è stato detto in particolare dal consigliere Allasi, il quale giustamente ha parlato di una storia che si sta ripetendo da millenni. Le popolazioni si mescolano, noi oggi abbiamo tra i nostri antenati sicuramente persone appartenenti alla cultura e alle famiglie dell'antica Roma, abbiamo persone provenienti dai barbari, di varie famiglie. A 30 km di qui c'è una città che non a caso si chiama Salmur, la cui origine etimologica è chiaramente di derivazione dei Sarmati. Pertanto chi ha in qualche modo la capacità, la possibilità, l'occasione anche per il lavoro che fa, insomma, di guardare la storia da prospettive un po' più a vasto raggio che non quelle di una cronologia piccola e ristretta agli ultimi secoli, ma spazia sui millenni, sicuramente non può che trovare conferma nella storia plurimillenaria dell'Europa che questa è stata scritta da incontri, a volte scontri, o comunque da fusioni di popoli. Chissà cosa sarà del nostro continente europeo fra, così chiameremo, 100, 150 anni, 1000 anni, 2000 anni. Questo è il grande mistero che si apre alle persone la cui vita finisce e che si aprono appunto al confronto con quello che potrà essere dopo che dalla faccia della terra la nostra esistenza se ne andrà. Questo è il destino dell'essere umano, il destino dei mortali. Non a caso l'uomo è mortale, la definizione della cultura greca più calzante per l'individuo era appunto questo, no? O thanatos, il mortale, l'uomo colui che muore. Certamente
accanto alla vicenda personale c'è anche una vicenda di comunità, e quindi è anche giusto e doveroso che il singolo individuo cerchi di lasciare nell'ambiente in cui ha vissuto le condizioni perché questa vita, questa civiltà, questo livello di sviluppo possano anche essere godute.
Siccome ho letto bene il capoverso in cui c'è scritto, se non ci si attiva su questo fronte, spinti anche per la solidarietà verso i nostri vicini, presto gli interessi del mercato africano saranno occupati da altri paesi. Il libro bianco sull'Africa pubblicato dalla Cina ci dimostra quale futuro avrà il continente nei prossimi decenni. Io mi sono basato su quello che ho letto e sulle informazioni che ho raccolto. Fermo restando che io e il consigliere Amajou siamo forse agli antipodi, e non solo per la posizione geografica in consiglio comunale, ma proprio per le nostre idee. Rispetto il suo lavoro, rispetto le sue idee, lui non condivide le mie, io non condivido le sue, però credo ci sia sempre il rispetto della persona, questo è innegabile. Sposo però quello che ha appena detto il consigliere Elena. Vogliamo dire che vengono prima gli italiani? Beh sì, per noi vengono prima gli italiani. In un momento di crisi difficile come questa, i dati sull'economia sono, vabbè, ne abbiamo già parlato altre volte, inutile soffermarci sempre sui soliti dati. Mi limito a dire che un buon padre di famiglia, prima di dare il proprio pane ad un estraneo o comunque al vicino di casa, nutre i propri figli. Purtroppo il pane in questo momento sulle nostre tavole manca. Quindi d'ora in poi mi piace anche che, chiedo scusa, ho sbagliato anche il tempo dei verbi, ma mi piace pensare che d'ora in poi ogni mia, ma credo di poter parlare anche per i colleghi Somalia ed Elena, ogni nostra iniziativa, ogni nostra idea riguardo a qualsiasi mozione, interrogazione, qualsiasi idea possa scaturire da questo consiglio comunale, il nostro leitmotiv, la filosofia che ci guiderà sarà sempre questa: prima gli italiani. Può non essere condivisa, lo rispetto. L'immigrazione è un fenomeno che non si può fermare, benissimo, ma lo si può regolamentare. L'importante è avere idee chiare, avere idee certe. Purtroppo veniamo da una stagione politica che è quella del Partito Democratico, che col suo precedente Presidente del Consiglio non ha saputo dare risposte. Qualcosa forse sta cambiando oggi, perché abbiamo un ministro degli interni che ha più, prego, presidente, che ha più senno, se mi passate il termine, e quindi confidiamo che, se non una soluzione, comunque un'indicazione su quelle che sono le politiche di integrazione possa arrivare. Concludo dicendo che non farò nessuna mozione, non mi interessa fare mozioni e attribuire medaglie o colpe a questa o quell'altra forza politica. Il fatto che il consigliere Amajou ricordi che i patti di Dublino siano stati firmati da Berlusconi, a me tocca relativamente. Io non sono di Forza Italia, faccio parte di una lista civica. Quindi non vedo come la cosa mi possa toccare, così come non mi può toccare il fatto che in questo momento non mi sento, come consigliere comunale eletto da cittadini braidesi supra, di fare una mozione chiedendo una variazione del Trattato di Dublino, perché sappiamo, ahimè, benissimo che perché quanta buona volontà e quanta sia la buona intenzione di chi la propone, sappiamo bene purtroppo qual è la fine destinata a farsi da parte delle mozioni dei consigli comunali. Ribadisco il mio voto contrario a questa mozione e ringrazio tutti coloro che comunque in qualche maniera anche appassionata hanno partecipato a questa discussione. Grazie. Grazie al consigliere. Consigliere Ferrero, prego Pietro. Una battuta direi per fatto personale, sempre stato citato, direi parecchio a sproposito dal consigliere Amajou. Estrapolare da un contesto anche un po' goliardico che c'era al termine di una riunione, una battuta mia che ho detto e riconfermo, che era esattamente questa. Quando parliamo di questo problema, io ho detto: garantire anche un tetto e un letto a
coloro che dormono sotto i porti di Porta Nuova. Questo ricordate, potete essere testimoni, ho detto esattamente questo. Se da questa affermazione, che ripeto, lei vuole ricamarci sopra con sempre la battuta di proposte di iscrizione ad onore ma al centrodestra, credo, consigliera Masù, lei non conosce la mia storia personale di vita e di impegno sociale. Quando io, lavoratore, con altri milioni di lavoratori italiani, abbiamo combattuto, le parlo degli anni 60 quando lei doveva ancora nascere, abbiamo combattuto per migliorare le condizioni complessive dei lavoratori del mondo del lavoro italiano, dal quale è scaturito quella bella cosa che si chiama lo Statuto dei diritti dei lavoratori, che lei oggi ne usufruisce a piene mani di questi diritti. Credo lei si debba sciacquare un pochettino la bocca prima di fare queste affermazioni. Quindi la prego di informarsi meglio di chi sta parlando e di non estrapolare una battuta che era in questo contesto che ho citato prima. Grazie. Grazie al consigliere Ferrero. Consigliere Gemma, prego. Vorrei fare un piccolo intervento per dire una cosa al consigliere Amajou. Il mio voto non è dettato dalla paura, perché io non ho paura. Non ho paura del vicino di casa, non ho paura dell'extracomunitario, non ho paura del drogato, non ho paura di chi guida ubriaco. Ci sono tante forme di persone che vivono, che possiamo incontrare nella nostra vita, che hanno bisogno della nostra comprensione. Io non ho paura, questo voto non è dettato dalla paura. Mi sono chiesta perché fare distinzioni, come, in che modo, con quale documento io posso dire a questo rifugiato: tu sei politico, tu sei scappato dalla guerra, tu sei ambientale. Io mi chiedo se non fosse meglio, se non sia meglio, scusate, cercare il modo per aiutare queste persone, non per fare ulteriori distinzioni. Non ho paura di chi arriva disperato in Italia, non mi fanno paura. Grazie. Grazie consigliere Gemma, c'è la consigliera Milazzo, poi Tripodi. Bene, sollecitata da quest'ultimo intervento voglio solo precisare questo, che in effetti non è la paura che ci muove, ma semplicemente, almeno da parte mia, faccio dichiarazione anche io di voto, mi asterrò, perché non condivido l'impegno al sindaco, non condivido le soluzioni. Cioè io non penso che si possa mettere, dichiarando questo, il mare in un secchio. Bisogna trovare delle soluzioni effettivamente reali per queste situazioni, ed è una situazione così complessa che non si può risolvere con questo tipo di impegni del sindaco. Condivido quanto ha detto il mio capogruppo, perché io appartengo comunque al Partito Democratico, se non lo condividessi comunque voterei anche contrario rispetto a quello che lui ha espresso, ma lo condivido in pieno, perché penso che questo tipo di soluzioni debba essere posto innanzitutto come problema prima, come soluzione da ricercare insieme a livello europeo e non a livello di governo italiano. Invece una piccola esortazione, una cosa che ho imparato da mia nonna e che penso che sia valida, ed è che di norma pensa agli altri, pensa anche alla sua famiglia. Questo mi hanno insegnato, mentre molto spesso chi pensa solo alla propria famiglia non pensa neanche a quella vicina accanto, che magari non è, anzi senza magari, non è extracomunitario ma italiano come lui. Grazie al consigliere Milazzo. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Il mio collega Panero, avevamo deciso di non intervenire
in questa mozione per il semplice fatto che ogni volta che ci sono state mozioni in questo Consiglio Comunale che comunque trattavano di temi così complessi, così da massimi sistemi, abbiamo sempre lasciato un attimino da parte il nostro intervento per cercare di dedicarci a qualcosa di molto più concreto e che riguardasse molto più da vicino, il nostro ruolo da consigliere comunale e quindi da amministratore locale, che sì, è giusto, e ringrazio anche in questo caso il consigliere Amaggiù per aver presentato questa mozione. In alcuni momenti è giusto che uno pensi oltre confine, ma come gruppo spesso e volentieri diciamo cerchiamo di parlare di cose che magari col nostro contributo potremmo dare una soluzione ben concreta invece che magari di altre cose che è tanta teoria, e come ben diceva il Presidente del Consiglio sono cose talmente epocali che non sappiamo minimamente né come poterle risolvere e né che cosa risolvere, perché mi piacerebbe parlare un po' di che cose, appunto quelle concrete. Io non ho paura neanche, il consigliere Panero non ha paura neanche, assolutamente, condivido questo, lo chiamo urlo di Evelina, dove dice il consigliere Gemma, io non ho paura, nessuno ha paura, noi non abbiamo paura, mi ritengo un cristiano, io sono la prima persona che vorrebbe accogliere chiunque, chiunque abbia bisogno vede in me le mie braccia aperte, vorrei, ma non è possibile, purtroppo non è dato possibile fare ciò, perché oltre ad accogliere bisogna anche vedere come accogliere. A me non fa piacere vedere ad una televisione, ad un telegiornale, come vengono accolti i rifugiati negli hotel vuoti di personaggi così che da un momento all'altro si ritrovano ad essere imprenditori dell'accoglienza. Io parlo di cose concrete dell'accoglienza. La cosa che mi dà fastidio è pensare che su quell'accoglienza qualcuno ha fatto soldi e continua a fare soldi a discapito di che cosa? Perché i rifugiati, è vero, esistono, e da parte nostra c'è la maggior apertura possibile, ma quanto tempo ci mette un rifugiato per essere ritenuto e considerato rifugiato? Nella nostra Italia ci mette in media 18 mesi. 18 mesi, sapete che cosa significa? Perché le istituzioni non sono pronte neanche minimamente ad avere la possibilità di accogliere così tante persone in una volta. 18 mesi significa 18 mesi, 40 euro al giorno, una persona pagata in un hotel che da un momento all'altro è diventato un posto adibito ad accogliere. Appartamenti che da un momento all'altro erano sfitti e adesso in quel momento lì invece diventano opportunità. È quello che mi fa paura, che la confusione europea, la confusione italiana di quello che è detta a dire semplicemente buonismo, accogliere, 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 che qualcuno in fondo in questa confusione ci sta sguazzando. Non mi fa paura un siriano che viene qua, non mi fa paura un asiatico che per problemi ambientali possa venire qua, ma io come faccio ad accogliere completamente tutti? Il 60, il 40% della popolazione dei giovani italiani non ha un lavoro. Guardate le nostre famiglie, sono ci sono delle famiglie che mi dispiace, ma come si fa? Se è una questione politica, semplicemente per mettere un po' di non lo so, dare quella scossa al Consiglio Comunale e parlare di politica e di altri sistemi, io ti ringrazio consigliere Amaggiù, ma tante altre cose a noi piace ragionarla cercando di avere delle soluzioni il più possibile concrete. Condivido veramente, condividiamo veramente appieno l'urlo della
consigliera Gemma e Evelina, perché nessuno di noi ha paura e non dobbiamo avere paura, ma l'accoglienza ci deve essere, ma anche a condizioni umane. Penso che sia della Lega Nord o che sia del Partito Democratico vedere delle persone che vengono e che magari per il tragitto che fanno per arrivare qui magari perdono la vita. Chi è che non sta male nel pensiero o nella notizia che qualcuno perda la vita per far che cosa? Per salvarsi. Però bisogna essere concreti. Non bisogna mettersi parole in bocca di buonismo solo per mettersele le parole in bocca. È vero, i flussi migratori non si fermano, siamo stati noi le prime persone che abbiamo emigrato e io sono frutto di una migrazione, prima esterna ad esempio, dall'Italia verso l'America, poi interna perché dal sud verso il nord. Non mi sento bastardo ma miticcio. Però all'interno del mio Stato, all'interno del nostro Stato, dobbiamo avere la consapevolezza che alcune volte per necessità bisogna dire di no, perché le nostre istituzioni non sono pronte. Le chiedo a lei se sembra logico che ci mettano 18 mesi, si possa arrivare ad aspettare 18 mesi per sapere se una persona sia veramente o no rifugiato politico. Troppo tempo, troppo tempo. Questo significa tenere veramente una posizione seria, saggia, qual è quella posizione che vuole tenere la nostra lista civica, che come ben sa nelle altre elezioni era, ma ancora tuttora spesso e volentieri si sente parte di quella posizione politica dei moderati di centrodestra, ma con una posizione secondo noi il più possibile saggia, seria, concreta, che non vuole solo ed esclusivamente dar adito a parole che in alcune questioni, in alcuni momenti riteniamo dette per dire. Perché se siamo arrivati persino a parlare del diritto dei lavoratori in un momento di emozione, ben venga anche l'intervento di Ferrero, significa che questa qui era veramente solo un modo per definire giustamente i suoi spazi, consigliere, dove dice: io sono una persona che facevo parte del Partito Democratico, il Partito Democratico avrebbe votato così. Perché in questo momento lo stesso Partito Democratico in quest'oggi, in quest'anno, la vota diversamente? Quindi per quello non volevamo intervenire, perché avevamo capito che più che una mozione che si rivolgesse all'esterno per arrivare ad un atteggiamento di trovare una soluzione per tutto ciò, era semplicemente una diatriba più interna che a noi, a me, al mio collega consigliere di gruppo, non interessava. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Consigliere Maggiù, ultimo intervento a sua disposizione. Prego. Grazie Presidente, bello vederci animato dopo che non hai compreso cosa vuol dire la paura. Non capisco perché ti sei attaccato a questa paura dell'accoglienza, mentre la mia paura si riferiva a un'altra cosa. Così inalberato, caldo, ma stavi dormendo, come hai detto prima, non volevi intervenire, sei intervenuto. Ma ascolta, no, stavo dormendo. No, abbiate pazienza, parla uno per adesso, volta, fino a prova contraria, qui. Inalberato. No, scusate. Questo è il mio modo consigliere, di intervenire. Consigliere Tripodi, lei non ha la parola. Consigliere Tripodi non ha la parola. Potevo fare questo. Per cortesia, prendiamo fiato, 3 secondi tutti e ricominciamo. Per cortesia. Potevo fare questa tua reazione. Consigliere Maggiù, almeno 5 volte. Riprende il suo intervento. Cerchiamo per cortesia di non chiamare in causa altri per il fatto personale. Finiamo domani mattina. Prego. Bene. La paura si riferiva alla fase attuale in cui ci si trova adesso,
della quale ho sostenuto ed ero certo che se non fossero le situazioni così com'è adesso, probabilmente avrebbe visto il voto favorevole. Quindi la paura non è dell'accoglienza, ma la paura è della reazione dell'opposizione e della reazione dei giornali. Questo intendo come paura. Ok? Non ho capito la mozione. La mozione, come qualcuno dice, legata a una diatriba interna, semplicemente non ho ascoltato quando parlavo che questa stessa mozione è stata presentata a Cuneo, che ha visto favorevoli quasi tutti, tranne la Lega Nord, e io che sono molto sensibile a questi temi, ho detto ma perché no, anche a Bra è importante sensibilizzarsi su questi temi. Quindi diatribe interne, diatribe esterne, no, quindi non è così. E quindi non permetto di pensare, insomma, dietrologie ai miei pensieri. L'unica cosa per la maggioranza che dico è, visto che in questi ultimi anni, insomma, diverse mozioni sono state modificate durante il Consiglio Comunale, io non ho sentito una proposta di modifica in quale punto. La collega Milazzo diceva che l'impegna il sindaco è quello che le dava fastidio. Visto che si parla di fraternità nell'agire politico, bene, io aspetto qualche proposta di modifica. Mi sono disponibile a modificarla se c'è una modifica. Allora, bene, grazie consigliere Maggiù. Mi pare che consigliere Tripodi. Devo chiedere per cosa deve parlare, non voglio farmi fatti suoi, ma deve dire perché. Fatto personale, semplicemente chiamato in causa. Ok. No, perché se io durante il mio intervento ho detto qualcosa che potesse offendere qualcosa e qualcuno, me ne scuso, ma non mi sembra. Questo è il mio modo di parlare in consiglio comunale. Qui siamo a Bra, siamo in Italia, siamo in un paese libero. Fino a quando non mi alzo faccia a faccia davanti a qualcuno, io sono tranquillo e posso dire, come qua è già successo, posso dire quello che voglio. L'importante è che non offendo nessuno, e se ho offeso qualcuno con il mio intervento mi scuso. Grazie consigliere Tripodi. Presidente, sarò telegrafico, la dichiarazione di voto l'abbiamo già fatta, volevo solo rassicurare il consigliere Maggiù che il centrodestra, l'opposizione, non è qui per speculare su argomenti di tale complessità. È una battuta, il consigliere Ferrero è ben accetto nel moderato centrodestra, si vuole dire. Noi stiamo per abbattere i muri, figuriamoci se creiamo i muri all'interno del Consiglio Comunale, sarebbe una contraddizione in termini. Consigliere Cornaglia, prego. Era per vedere se il mio microfono funzionava. No, in realtà è per esprimere anche la mia dichiarazione di voto, che voglio fare molto serenamente, dissociandomi da tutte le polemiche tout court, in particolare dalle polemiche politiche e ancor più da quelle personali. Mi è piaciuta molto l'analisi che ha fatto il consigliere all'Asia, questa è una risposta molto parziale a una parte del problema. Mi è piaciuta molto l'eloquenza del nostro Presidente del Consiglio, molto godibile, molto condivisibile, così visibile le parole che hai detto, e a questo punto molto serenamente, forse nemmeno del tutto in accordo con le intenzioni del proponente, comunque dichiaro che voterò favorevolmente. Grazie. Grazie anche per la franchezza da parte mia, ovviamente, come l'ho detto prima, non c'è nessuna pretesa di condizionare il voto di, direbbe Totò, chi che e sia, 50 anni che è morto Totò. Chiedo scusa per questa divagazione, ci mancherebbe ancora. Grazie consigliere.
Mi pare che le posizioni siano state tutte espresse. Consigliere Lasia, prego. Grazie Presidente. Sì, 5 minuti. Sì, sì. Più supplementare. Per quanto riguarda adesso il clima che si è creato, no, discussione su questa mozione, io volevo chiarire per sgombrare ogni ombra di dubbio rispetto a quello che diceva la consigliere Ghisu, che il termine bastardo che ho utilizzato era proprio nel senso letterale, cioè nel senso di ibrido, e che siamo qui perché siamo frutto di imbastardimenti successivi nelle epoche storiche, e non è che li possiamo fermare, anzi sarebbe insensato, no? provare a fermarlo. Si è detto, volevo ritornare un attimino sul senso della mozione, almeno per come l'ho percepita io, no? Si è detto, tra le altre cose, che questa mozione, siamo d'accordo che è parziale, inevitabilmente, non si propone però l'idea di risolvere i problemi dei rifugiati, no? Si pone un problema, quello di riconoscimento dello status di rifugiati climatici. Un problema che non si è posto il consigliere Majou l'altra settimana, ma è un problema che ci si pone da parte delle agenzie internazionali, tra cui l'UNHCR, dal 1970, da metà degli anni 70. Il mandato dell'UNHCR attualmente è limitato da una convenzione. L'idea che propone, che c'è in questa mozione, è quella di sollecitare tutti gli enti nazionali e sovranazionali. E qua si è detto è un problema europeo, tra le altre cose, ma nella mozione c'è un riferimento non solo all'aspetto nazionale, ma all'aspetto internazionale. Il senso della mozione è quello di dire che da qui, da questo territorio, si chiede di affrontare e di risolvere questo problema. Sulla questione detta prima, ripetuta prima, gli italiani, no? o diciamo anche meglio, più magari in modo più intuitivo, come diceva la consigliera Milazzo, chi pensa prima ai suoi vicini, no? In qualche modo aiuta anche gli altri, no? Cioè non bisogna fare il buon samaritano distante dalla propria casa. Ah, ok. Ho capito? Grazie. Però il senso era il fatto di pensare ai propri cari, non vuol dire che uno è egoista di per sé, ma in realtà serve a creare una comunità, no? Penso che il senso di quello che stesse dicendo fosse quello. Ma anche questo, il senso della mozione non è che dice non guardiamo chi ci sta di fianco, guardiamo solo chi è lontano, no? Perché c'è sempre questa idea che una cosa escluda l'altra. Non è così, almeno io non la intendo così. E ci sono anche ordini di grandezza diversa dei problemi, nel senso che è verissimo quello che è stato detto, abbiamo persone che dormono all'addiaccio, ci sono persone che vivono di assistenza sociale, ci sono persone che non vivono o si suicidano per difficoltà economiche, giusto? Questi problemi gravissimi e importantissimi sono però un altro ordine di grandezza rispetto a chi non ha possibilità, non ha scelte. Non penso che qua lo scopo sia quello di parlare della definizione di rifugiato climatico o di rifugiato politico, no? Penso che lo scopo di definire il rifugiato sia quello di dire ci sono persone che scappano da un luogo perché non ha scelta, non hanno scelte. È proprio un altro ordine di grandezza, è un altro livello, si pone in altri termini.
pochissimo tempo, quasi scaduto il tempo, un accenno a quello che diceva il consigliere Ferrero. Al di là della questione della polemica, il consigliere Ferrero ha detto una cosa che io mi ripeto spesso, tantissimo, e anche quando discuto di politica, e allora mi è piaciuto in un certo senso, non per altri, quello che ha detto adesso il consigliere Ferrero, è che noi non ci rendiamo conto spesso che quello che noi consideriamo diritti acquisiti quotidiani, anzi non li consideriamo neppure, cioè non ci sono diritti, no? Per noi fa parte della quotidianità, no? Non è qualcosa che è stato frutto non solo di battaglie sociali, ma anche di battaglie col sangue. E magari noi queste cose, questi diritti, ce li bruciamo così, con un emendamento alla finanziaria, piuttosto che una discussione parlamentare, piuttosto che l'approvazione di una legge. Qualcosa che è stato magari frutto di sangue, di battaglie, di sacrifici. Questa mozione, adesso, al di là della polemica personale, sta rivendicando dei diritti, almeno io così ne intendo. E in questo senso va esattamente in quello, nel senso che richiamava il consigliere Ferrero, a mio avviso. Grazie. Grazie consigliere. Pare che a questo punto possiamo mettere, vedere che c'è un consigliere che è uscita, però mettiamo in votazione. Oggi ormai penso sia servito. Bene, tornato il consigliere Ambrogio, quindi se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione il testo della mozione numero 3 all'ordine del giorno. Possiamo segnalare la presenza. Presenti 16 su 17, va bene, si può votare. Non si può votare. Si può votare. Votazione chiusa, quindi il risultato è 3 voti favorevoli, 3 voti contrari e 10 astenuti. Quindi se è così vuol dire che non è passata, giusto? Dico bene, segretario? Passiamo al punto 4, approvazione verbali della seduta precedente dal numero 1 al numero 6 del 31 gennaio 2017. Segnaliamo la presenza. Prego, consigliere Ambrogio. Prego. Dove aprire la votazione? No, non c'è. Volevo solo dire che non si sente la votazione dello stesso. Perché c'è il meccanismo che fa aprire. Sono due dopo, due dopo. Adesso c'è, va bene. Volevo solo dire che voterò astensione perché ero assente il consiglio precedente, solo quello, grazie. Riprendiamo il filo del discorso. Segnaliamo la presenza, giusto? Ne manca uno. Ah, Tripodi è uscito, ah, benissimo. Allora va bene. Quindi possiamo votare. Possiamo votare. 15 su 17. Votazione
chiusa, 14 favorevoli e un astenuto. Argomento numero 5, conferimento della cittadinanza onoraria Tolpini. Illustra l'assessore alla cultura. Grazie Presidente, cercherò di essere breve per ragioni che sono intuibili almeno alla maggioranza dei maschietti presenti in quest'aula. La proposta di delibera che è sottoposta alla vostra attenzione e che viene avanzata alla vostra attenzione dall'amministrazione comunale è in realtà stata suggerita dal nutrito e attivo gruppo braidese dell'Associazione Nazionale Alpini e l'amministrazione comunale ha ritenuto di farla propria per ragioni che affondano nel passato ma che contemporaneamente nutrono il nostro presente. Affondano nel passato perché, come noto, il secondo reggimento Alpini nacque a Bra nell'ormai lontano 1882 e affondano nel presente per il semplice fatto che, come qualcuno di voi sa, pur alla luce delle moltissime trasformazioni che hanno subito i corpi militari, il secondo reggimento Alpini continua a essere vivo e operante, ha operato molto e bene su diversi fronti interni ed esterni. I fronti interni sono stati quelli a presidio della legalità, soprattutto nelle regioni meridionali, ove questa non sempre è garantita, in primo luogo in Sicilia e in Calabria. Sul fronte esterno invece si è distinto nelle operazioni di mantenimento e consolidamento della pace su scenari molto problematici come sono stati quelli bosniaco, kosovaro e infine quello afghano. Questa storia, quella che sta dietro alla proposta di cittadinanza onoraria, come molti di voi sanno, è una storia ultradecennale, potremmo dire una storia quasi secolare, perché parla della presenza molto importante del mondo alpino nella nostra città, appunto nel lontanissimo 1882. Nell'ambito della riorganizzazione del corpo alpino fu creato il secondo reggimento, che era un reggimento che incorporava 3 battaglioni e aveva sede nella nostra città. Questa è la ragione per la quale fu creato nella nostra città nell'ottobre del 1882, mantenne per decenni il nome della nostra città, il Reggimento Bra, che fu ospite della nostra città dall'atto di fondazione fino sostanzialmente alla Prima Guerra Mondiale, salvo poi essere trasferito altrove e subire una serie di trasformazioni legate anche agli eventi bellici del nostro paese. Abbiamo deciso di proporre questa cittadinanza onoraria al secondo reggimento, volendo idealmente in realtà pagare un impegno di riconoscenza e al contempo segnalare il legame che storicamente unisce la nostra città al mondo delle penne nere, ove si rifletta anche sul fatto che nel secondo dopoguerra, nell'ambito della riorganizzazione dei corpi militari, nello specifico a seguito della disastrosa ritirata di Russia, la nostra città ospitò il CAR del battaglione Mondovì e quindi a Bra tra il 1950 e il 1975-76 furono circa 100.000 gli italiani che ebbero la possibilità di fare la loro iniziazione alla vita militare, in alcuni casi alla vita vera e propria. Dunque, nel proporre il conferimento della cittadinanza onoraria non ci riferiamo soltanto all'esperienza pur importante e gloriosa del secondo reggimento Alpini, ma facciamo riferimento a un'esperienza molto più ampia che ha coinvolto generazioni intere di italiani che nelle 4 caserme braidesi hanno trascorso una parte, spesso una parte importante, della loro vita. Grazie all'assessore Bailo. Consigliere Marengo, prego. Non mi alzo neppure, sarò velocissimo, solo per dichiarare il mio voto assolutamente favorevole a questa cittadinanza onoraria. Da ex alpino non posso che essere, da alpino in congedo, chiedo scusa, non posso che essere onorato di questa decisione. E come ricordava l'assessore Bailo, effettivamente decine di migliaia di giovani hanno svolto il servizio militare qui a Bra. Abbiamo una nutrita pattuglia di ex alpini, anzi anche qui di alpini in congedo, che svolgono la loro attività anche di volontariato e quindi mi sembra giusto che un minimo di riconoscimento
sull'idealità e sul passato. Io sono andato a vedermi la data di fondazione, in realtà è il 1° novembre del 1882, quindi è una delle formazioni militari più vecchie italiane, quindi molto volentieri darò il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi io porrei in votazione questa delibera, quindi segnaliamo la presenza. Benissimo, 15 su 17 va bene, possiamo votare. Devono ancora votare due. Chi si è astenuto? Va bene. Votazione chiusa. Approvata all'unanimità. Argomento proposta numero 6, immobile sito in Roma via Milazzo numero 22, la autorizzazione alla vendita, illustra l'assessore Borrelli. Sì, il comune di Bra, a seguito dell'estinzione della casa dei ragazzi di Bra avvenuta nell'84 e al trasferimento del relativo patrimonio al comune di Bra con il vincolo della destinazione dei beni o delle relative rendite a fini di assistenza sociale, è divenuto comproprietario inizialmente della quota di un sesto e poi di un ottavo e poi di un sesto a seguito della mancata accettazione dell'eredità di due comproprietari e oggi quindi risulta proprietario di un sesto unanimemente al comune di Alba per un altro sesto, alla piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo di Torino per due sesti e al seminario vescovile di Alba per altri due sesti. Tale immobile non è strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali anche a causa dell'eccessivo frazionamento della proprietà e attualmente improduttivo. Si è pertanto divenuti la volontà comune di provvedere alla vendita dello stesso. A tal fine nel 2010 i comproprietari hanno demandato alla piccola casa Provvidenza Cottolengo di Torino l'espletamento delle procedure di vendita dell'immobile ad un valore non inferiore a 281.600 euro. Negli anni sono pervenute alcune offerte per l'acquisto, troppo basse per essere prese come riferimento, da ultime 140.000 a settembre 2015 e 180.000 a dicembre 2015. Nel 2016 è stata aggiornata la determinazione del valore dello stesso immobile a 243.200 euro. Dopo i tentativi di vendita a questo prezzo, che sono risultati deserti, l'amministrazione di Bra, d'intesa con gli altri comproprietari, con delibera della Giunta Comunale numero 12 del 24 gennaio 2017, ha autorizzato la piccola casa della Divina Provvidenza alla predisposizione di una nuova procedura di vendita ad un prezzo di cessione non inferiore a 210.000 euro, pari a 35.000 euro per la quota di proprietà del Comune di Bra, conferendo l'incarico diretto all'Agenzia Euroimmobiliare di Roma. All'agenzia immobiliare incaricata è pervenuta per l'immobile in oggetto una proposta di acquisto al prezzo di 210.000 euro per la definizione della procedura della vendita e della stipula del relativo contratto di compravendita. È quindi necessario che il Consiglio Comunale si esprima in merito alla vendita della quota parte in proprietà dell'immobile sito a Roma in via Milazzo al prezzo complessivo di 210.000 euro e pertanto di 35.000 euro per la quota di comproprietà, con mandataria piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo con sede in Torino via Cottolengo 14. Grazie. Grazie all'assessore Borrelli. Sì, anche qui se non ci sono interventi. Non ci sono interventi, pongo in votazione allora la delibera
Questa è immediatamente eseguibile, sì. Va bene, possiamo votare. Devono ancora votare tre persone. Va bene. Votazione chiusa. Se 13 favorevoli e 3 astenuti. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Ancora 5, cioè 4. Va bene. 16 su 17, ok. Possiamo votare. Votazione chiusa. Immediata eseguibilità approvata come prima, 13 a 3. Passiamo alla proposta numero 7, rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Bra sulla compravendita dell'immobile ex sede dell'ufficio delle entrate di Bra. Di nuovo l'assessore Borrelli. Il Comune di Bra il 30 luglio del 99 cedette alla società Gesca, con sede in Sommariva Perno, l'area edificabile sita in Bra, via della Costituzione, via Cacciatori delle Alpi, per la realizzazione di immobile da adibire con vincolo trentennale a sede dell'Ufficio Unico delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate di Bra, a seguito della soppressione dell'Ufficio Territoriale di Bra, ha risolto il contratto di locazione anteriormente al suo indicato vincolo e rilasciato i locali a far data al 30/11/2014. Alla luce della clausola di cui all'articolo 9 del suo indicato atto, secondo cui l'amministrazione potrebbe esercitare in ogni caso il diritto di prelazione, la società Gesca ha comunicato l'intenzione di stipulare il contratto di compravendita relativo all'unità immobiliare in oggetto con Ascom Servizi SRL di Bra, ad un prezzo di 900.000 euro oltre IVA, con spese imposte relative al trasferimento e al cambio di destinazione a carico dell'acquirente. La Giunta Comunale, con deliberazione 48 del 28/3/2017, preso atto dell'intenzione di alienare l'immobile in oggetto, ha proposto al Consiglio Comunale di esprimersi in merito alla rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile in oggetto, non ricorrendo in caso di specie i necessari presupposti di indispensabilità e indizionabilità previsti per l'operazione di acquisto immobile all'articolo 12,1 ter del decreto legislativo 98/2011, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011. Grazie al vice sindaco. Non mi pare ci siano interventi. Ci sono interventi. Prego, consigliere Alasi. Grazie Presidente. Era un interrogativo che ponevo. Leggendo l'atto di concessione, leggevo che gli obblighi della convenzione o dell'atto, no, ricadono sull'acquirente, giusto? Nell'atto è specificato che in caso di cessazione prematura del contratto tra il primo concessionario e nell'atto sempre richiamato che l'utilizzo della struttura deve essere per o uffici pubblici o servizi pubblici e che questo obbligo quindi con la traslazione col trasferimento dovuto all'acquisto si trasferisce anche all'acquirente. Dal punto di vista tecnico quindi dovrebbe essere modificato anche l'atto, perché in questo caso la destinazione d'uso cambia e non è più un servizio pubblico ma è un'attività di tipo privato.
Non so se sono stato, se volete vi richiamo il testo. Io il testo ce l'ho ben preso. Io no, non ce l'ho, la memoria no. Mi ricordo bene la vicenda, quindi. Allora, aspetti, che così lo richiamo un attimo anche alla mia memoria. Allora, è l'articolo 6 forse. E l'articolo 6. In caso di rescissione del contratto da parte del Ministero delle Finanze o da parte della concessionaria, a causa di inadempienza da parte del Ministero stesso, potranno essere consentite altre destinazioni d'uso, quali ad esempio uffici pubblici, caserme ed alloggiamenti per le forze armate o per pubbliche amministrazioni, servizi di interesse comune, quali scuole, centri sociali, centri di incontro per anziani, case di cura e soggiorno per anziani, residenze socioassistenziali, eccetera, dietro espressa richiesta dell'amministrazione che potrà autorizzare o meno la nuova destinazione a proprio insindacabile e motivato giudizio. Quindi apparentemente ci dovrebbe essere anche una rinuncia a questa richiesta di utilizzo alternativo della struttura nel caso in cui ci fosse la rescissione del contratto come avvenuto da parte del Ministero delle Finanze. Grazie. La parola al sindaco. Su questa convenzione ho molto lavorato e letto perché ovviamente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate lasciava il suo presidio e poi abbiamo trovato una soluzione assolutamente limitata ma comunque importante di sistemazione a livello dei nostri uffici comunali, abbiamo molto approfondito questa tematica per vedere se esistevano delle possibilità, ovviamente nel senso inverso. La convenzione dice potranno, non dovranno, e soprattutto gli acquirenti chiedono il cambio di destinazione d'uso dell'edificio e sono disponibili a versare gli oneri relativi al cambio di destinazione d'uso. Tra l'altro l'amministrazione ha verificato in precedenza la possibilità di poter utilizzare questo edificio, di poter utilizzare ad esempio come sede scolastica si sono verificate la linea di adeguatezza della possibilità di poter della struttura di rispondere alle esigenze che normative e di spazi eccetera. Grazie al sindaco. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la risposta. Il mio era proprio un quesito tecnico. È vero che dice potranno essere consentite, no? Però siccome quell'edificio è a servizio pubblico, infatti vengono citati negli esempi solo servizi pubblici, quindi la mia perplessità è puramente tecnica. E so bene, perché è stato anche discusso in commissione, che si è cercato di, ne discutevamo con l'assessore Fogliato, no? Si è investigato sulla possibilità di avere altri utilizzi. Io mi ponevo solo problema per essere certi che il passaggio tecnico fosse, diciamo, il più corretto possibile, ovviamente per non invalidare un'operazione che ha molti aspetti positivi, in linea di massima, anche perché c'è il riutilizzo di un fabbricato, cioè, che altrimenti sarebbe durato ancora degli anni senza utilizzo, quindi non discuto, cioè non voglio discutere sul merito, ma proprio sul fatto tecnico e perché quello spazio effettivamente possa essere utilizzato. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Non ci sono altri interventi, possiamo allora porre in votazione, anche questa sarà poi immediatamente eseguibile, quindi segnaliamo la presenza.
manca sempre uno, sì. Va bene, 16 su 17. Possiamo votare. Approvato all'unanimità, adesso votiamo la immediata eseguibilità. Possiamo votare. Votazione chiusa all'unanimità. Ottavo e ultimo punto. Criteri per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione ex articolo 16,4 lettera D ter del decreto Presidente della Repubblica 380 del 2001, successive modifiche e integrazioni, approvazione. Relazione al sindaco. La quale sindaco chi dà la parola, chiede che venga a parlare l'architetto dirigente ripartizione urbanistica. Semplicemente perché si tratta in grossa parte di una questione puramente tecnica, quindi non poi alcune scelte ovviamente sono state fatte all'interno della commissione e individuate, ma la più parte delle questioni non sono che adeguamenti ad una normativa vigente. Dunque, l'argomento l'abbiamo già affrontato in commissione urbanistica durante due sedute e il contributo integrativo per il rilascio dei permessi di costruire in deroga al piano regolatore o relative ad interventi che costituiscono variante al piano regolatore su richiesta dei privati. E un contributo integrativo è stato definito contributo integrativo perché va ad abbinarsi, ad associarsi a quelli che sono i contributi per il rilascio del permesso di costruire, che come saprete sono gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. Il contributo integrativo è una terza categoria di oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, e poi c'è il contributo integrativo. Il contributo integrativo è stato introdotto all'articolo 16 del DPR 380,4 lettera di ter per disincentivare il consumo di suolo, quindi è un contributo aggiuntivo che viene previsto dalla norma dello Stato al quale i comuni e le regioni si devono adeguare proprio per disincentivare il consumo di suolo, quindi per incentivare il recupero dell'esistente, quindi per incentivare la rigenerazione urbana. Il contributo integrativo viene calcolato sul maggiore valore che assume l'area al momento del piano regolatore vigente, quindi l'intervento che si potrebbe fare in via ordinaria e l'intervento che invece si può fare in deroga al piano regolatore o a seguito della variante. Quindi bisogna determinare questi due valori, raffrontarli e sulla differenza del valore delle due situazioni si genera questo contributo straordinario. Un contributo straordinario che al 50% deve essere versato a favore del comune, deve essere versato all'interno di un capitolo vincolato, quindi specifico, e quelle somme verranno utilizzate dal comune per fare delle opere di miglioramento, rigenerazione nell'area di intervento. La legge dello Stato prevedeva che fossero le regioni a stabilire la quantificazione di questo contributo
contributo straordinario. La Regione Piemonte a febbraio del 2016 ha fatto una delibera di giunta regionale nella quale ha dato gli indirizzi e ha stabilito i criteri principali sui quali devono essere determinati i valori del contributo straordinario, quindi come viene determinato questo contributo straordinario, e ha lasciato alcuni elementi di discrezionalità, molto pochi devo dire, alcuni elementi di discrezionalità ai comuni, elementi di discrezionalità che stanno fondamentalmente nella determinazione del costo delle spese tecniche, che ovviamente vengono detratte dal costo complessivo della costruzione dell'opera, quindi vengono detratte dal contributo, da quella che sarà l'importo che costituirà il contributo straordinario. Per esempio, le spese tecniche nella delibera della giunta regionale possono variare tra l'8 e il 10%. Il Comune di Bra, nella proposta che è stata esaminata, ha previsto le spese tecniche esattamente nella via di mezzo, nel 9%. Poi il costo di costruzione viene valutato in modo parametrico utilizzando i valori del prezziario regionale, quindi anche sul tipo di prezziario al quale fare riferimento la Regione ha stabilito quale deve essere utilizzato per redigere il computo metrico. C'è poi il costo relativo, sono tutte voci di costo che vengono dedotte dal costo complessivo, non so se sono sufficientemente chiaro. Quindi c'è poi il costo per rendere l'area idonea, e su questo costo per rendere l'area idonea la delibera regionale non dà dei margini, non dà un range da questo a questo, ma verificando coi comuni che già hanno deliberato questo contributo straordinario e verificando anche sui testi di estimo, solitamente questo costo di idoneizzazione dell'area si aggira intorno al 2%, quindi nella proposta che è stata esaminata in commissione urbanistica l'ufficio ha proposto il 12%. Un elemento importante secondo me sono i parametri da utilizzare ed applicare sul valore che si desume poi come contributo straordinario, quindi su quel 50%. La Regione Piemonte stabilisce una variabilità che va dall'1,50 a 2, da 1,5 a 2. Verificando anche il lavoro che già altri comuni hanno fatto in questa provincia, come ripartizione nella proposta che appunto è stata esaminata, abbiamo suddiviso questo parametro in tre casi. Un caso nel quale il parametro è 1 e sono i casi puri, perfetti di rigenerazione urbana, quindi quando si interviene su un'area e gli edifici che insistono su quest'area, quindi un'area già completamente sfruttata dal punto di vista edilizio, si fa un intervento di rigenerazione, di recupero, allora in questo caso chiaramente in totale adesione con la delibera della giunta regionale il parametro è 1. Abbiamo proposto 1,5 nel caso invece di interventi su lotti liberi all'interno di tessuti già edificati, già urbanizzati, ma lotti ancora liberi, non ancora utilizzati dal punto di vista edilizio. Quindi all'interno del contesto urbano già consolidato, se ci fossero degli spazi ancora liberi e il privato chiedesse al comune una trasformazione di destinazione di quelle aree, in questo caso la proposta era l'applicazione di 1,5, mentre l'ultimo caso, 2, che è quello ovviamente più gravoso se vogliamo definirlo in questi termini, nel caso invece di aree, di terreni assolutamente vergini, non ancora utilizzati sotto nessun punto di vista, ancora non urbanizzati, quindi quello che effettivamente a tutti in tutti i sensi consumo di suolo. Questa è per spiegarvi un pochettino nel dettaglio come sono nati questi 1,5 e 2 all'interno della nostra delibera. Poi per il resto devo dire che non ci sono
Io ho cercato di evidenziarvi quelli che erano i margini lasciati al comune, anche perché il resto non è lasciato al comune, ma è stabilito dalla delibera della giunta regionale. Abbiamo poi cercato di dettagliare un pochettino meglio come vengono versati questi contributi. I contributi vengono versati nel momento della richiesta del titolo abilitativo, quindi su quello che effettivamente viene realizzato sull'area, e vengono versati secondo quelle che sono le norme attualmente, i regolamenti attualmente vigenti nel nostro comune per quanto riguarda rateizzazioni, deduzioni e anche eventuali sanzioni in caso di ritardati pagamenti. E poi abbiamo cercato di esplicitare nel modo più corretto o comunque più chiaro possibile i casi per i quali il contributo straordinario non si deve pagare. Il contributo straordinario nel nostro comune dovrà essere versato nelle aree contenute all'interno della variante parziale 1. Il piano regolatore, la revisione generale del piano regolatore che è stata approvata nel 2014, quella non rientra all'interno del campo di applicazione del contributo straordinario, mentre gli interventi della variante 1 sì. E abbiamo necessità oggi, in questo momento, di approvare questi criteri, cosa che necessità che non c'è stata prima, proprio perché adesso la variante parziale 1 è operativa, quindi potremmo ricevere delle pratiche conseguenti a questa variante e dobbiamo essere in grado di poterle portare a termine. Grazie all'architetto Reinero. Prego, se vuole rettificare. Quando parlavamo della situazione, ok, non è il 12%. Ok, ho detto 12, ok, era un 2. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, sarò telegrafico per ovvi motivi. Allora, oggi siamo qui chiamati a discutere di una proposta di delibera che è un'altra imposizione che ci arriva da Roma, che ricade su di noi per sistemare i problemi di Roma Capitale. Nuovo onere che ricade su chi, in questo periodo già di difficoltà, ha il coraggio di provare a fare qualcosa, in un settore ancora in forte crisi, andando ad azzerare di fatto i già insicuri e limitatissimi margini di guadagno degli operatori del settore, o peggio ancora spegnere sul nascere le iniziative dei singoli privati cittadini. La legge ci impone di inserire questo contributo straordinario per particolari casi di libera iniziativa, quindi non abbiamo tanti margini di movimento, non siamo purtroppo qua a poter decidere se introdurlo o no, siamo qua a poter solo decidere di giocare su certi parametri, e questo è proprio il concetto che a noi del nostro gruppo un'ulteriore volta non riusciamo a accettare. Siamo qui appunto chiamati ad inserire quello che si voglia vedere è un altro onere in più aggiunto sulle spalle di operatori o cittadini o liberi cittadini che siano, e il paradosso è proprio di libera iniziativa, c'è un cittadino o un operatore che in questo momento, va bene che da questo intervento avrà un utile, ma chi è che lavora per perdere o chi è che fa degli interventi contro se stesso, viene gravato di un ulteriore onere economico. Normativa che ha come principio anche un principio condivisibile, che è quello stop consumo del suolo. Ormai va molto di moda dire basta consumare il suolo, ma come tutte le ultime normative che vanno verso questa direzione è mancante di una parte, secondo il nostro punto di vista. Quello che dovrebbe essere la diretta conseguenza di stop consumo del suolo, il recupero del patrimonio edilizio esistente, con incentivi sull'utilizzo dei fabbricati in disuso e se non addirittura in stato di abbandono, e questo
questa normativa non va in questa direzione o è mancante di questa, che secondo noi è una parte che dovrebbe integrarla e completarla. Incentivi economici che rendano gli interventi di recupero di questi fabbricati vantaggiosi per i proprietari, per gli operatori del settore, per la stessa pubblica amministrazione che si troverebbe ad avere un maggiore gettito IMU dai fabbricati riqualificati, oltre all'incremento del valore del patrimonio edilizio cittadino e direi anche estetico. Noi siamo qui chiamati a dover votare quello che è un obbligo di legge, ma il nostro gruppo voterà contraria all'attribuzione di questo contributo straordinario, ma vorrei che fosse chiaro il lavoro che è stato fatto nelle commissioni, il lavoro degli uffici è stato fatto, che noi abbiamo partecipato e abbiamo condiviso, è stato il miglior lavoro secondo noi che si poteva fare nei margini che ci era data la possibilità di muoverci. Non siamo appunto qui a poter dire sì o no, siamo solo qui a poter dire quanto e come, e anche con margini abbastanza limitati di movimento. Per questo motivo, ribadisco, è più un voto politico a quello che ci viene imposto, assolutamente il voto contrario che esprimeremo, non un voto tecnico, perché per quanto riguarda il lavoro tecnico svolto, riteniamo un lavoro il migliore che si poteva realizzare per quello che erano gli scarsi margini di movimento che potevamo avere. Grazie. Grazie consigliere Paniero, ha chiesto la parola il consigliere Elena. Grazie presidente, ma anch'io sono molto, molto sintetico e ringrazio l'architetto Paniero per la chiara esposizione che ci ha fatto sia in commissione urbanistica che qui stasera, anche per quelli che magari sono un po' meno avvezzi a queste cose qua. Condivido totalmente quello che ha detto il collega consigliere Paniero, perché veramente c'è da fare una considerazione generale su questa tematica, perché nel merito anche noi come gruppo, penso di parlare anche a nome del consigliere Marengo, siamo totalmente contrari, perché secondo il nostro punto di vista, come ha spiegato bene il consigliere Paniero, apporterà sicuramente un aggravio al settore edile, ma soprattutto anche ai cittadini. E questo appunto succede proprio in un momento già critico per il settore edilizio e per quei cittadini che vogliono operare per costruire o recuperare dei fabbricati, i quali si vedranno ulteriormente penalizzati. Certamente, come ha detto il consigliere Paniero, anche noi siamo abbastanza d'accordo sul meno consumo del suolo. Dico abbastanza perché appunto, come ha già detto il collega, adesso va di moda questo meno consumo del suolo, però la legge è ancora lì, non sta ancora andando avanti, ferma, non so bene in che commissione, se il Senato, dove sia, perché ci sono diverse critiche da parte di associazioni, da parte professionisti, ma anche dagli stessi comuni, perché si parla appunto di rivedere tutto il discorso della tematica della pianificazione urbanistica, quindi ci sono molte problematiche, però effettivamente questa legge potrebbe, sotto il nostro punto di vista, effettivamente potremmo vedere di buon occhio un minor consumo del suolo, però appunto se si andasse di pari passo con un visto che tanti anche qui di moda recupero del patrimonio edilizio esistente, siamo tutti d'accordo, però dovrebbe esserci una via contraria, nel senso di dire penalizziamo, tra virgolette, con questi parametri moltiplicativi, se andiamo a consumare del suolo, però se io vado a recuperare un edificio esistente dovrei avere non dei moltiplicatori, dovrei avere dei contributi addirittura, cioè delle sottrazioni agli oneri principali, secondo il nostro punto di vista. Quindi c'è veramente una legge probabilmente, io non so quando risale, probabilmente al 380, non mi sembra, era già presente? No, ma
Sì, per il permesso di costruire, poi dopo è stata presa da Roma Capitale, no? È stata messa. Dal 2014. Okay. La seconda motivazione è un po' nel merito, in quanto abbiamo visto anche in commissione urbanistica, abbiamo provato anche con questa c'è una formula matematica che ha spiegato bene l'architetto Reiniero, che bisogna chiaramente fare dei conteggi sul valore che io avrò quando farò l'intervento, quindi potrò dedurre dei costi che dovrò che saranno un aggravio, perché il cittadino dovrà farsi carico tramite dei professionisti, quindi dovrà stabilire dei costi di costruzione, una sottrazione di tutti i costi e poi andare a sottrarre al valore che ho prima della modifica urbanistica. E chiaramente non abbiamo, come ha già detto il consigliere Panero, non abbiamo molti margini di manovra, perché la legge regionale parla sui discorsi del valore, dei valori del nomi, parla di valori massimi, valori del nomi ci sono minimi e massimi. Potevo fare medie almeno, però no, se dice massimi dobbiamo mettere massimi e va bene. E quindi anche su questo discorso, secondo me verranno fuori, io mi sono informato anche un po', sentito anche altri comuni, altri professionisti, io ho sentito anche la regione, tra l'altro mi hanno mandato un parere dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, e qui voglio poi fare una domanda, perché non mi è chiaro bene una cosa sul discorso delle cose che non sono, che non fanno parte, cioè nelle esclusioni. E secondo me è una tematica che probabilmente è un po' passa sotto traccia, che secondo me quando uscirà fuori questa cosa di che toccheremo con mano, adesso noi appunto abbiamo provato la variante e quindi cioè, i cittadini si ritroveranno con un carico di oneri contro gli oneri di urbanizzazione normale, costi di costruzione, questo onere straordinario, poi dipende se, come abbiamo spiegato prima, se siamo all'esterno c'è un certo passaggio più alto, se siamo a Corona sarà un po' meno alto, se siamo in centro un pochettino più basso, però tanto sempre un onere che graverà sui cittadini. La domanda che volevo fare era questa, cioè forse ne abbiamo parlato in commissione urbanistica ma mi è sfuggito. Quando dice dall'applicazione del contributo straordinario sono esclusi le varianti di iniziativa pubblica. Ma l'iniziativa pubblica, cioè cosa intendiamo? Cioè la nostra variantina 1 è cos'è? Una variante di iniziativa qua, cosa? C'erano argomenti di iniziativa pubblica e argomenti non di iniziativa quindi pubblica. Quindi allora ogni argomento sarà trattato... Infatti nella variante 1 abbiamo introdotto un articolo nel quale abbiamo già specificato quelli che non sono gli interventi che rientrano nel contributo straordinario. Perché io ho sentito una filosofia che mi dice no, dice quando una variante parte dal comune, cioè certo che se io privato, con un altro privato veniamo a dire no, guarda che c'è un terreno, è un'iniziativa mia privata, ma se un comune fa una delibera, cioè fa una variante con la pubblicità, con la cosa, dice guarda che sto facendo una variante, c'è questa filosofia dove si dice no, in quel caso lì è di iniziativa pubblica, pur, cioè poi distingue, lo so, però c'è questa cosa qua, e molte ci sono diverse interpretazioni, secondo me anche con richieste di da quello che ho capito, da cosa mi hanno spiegato stamattina, di se applicata così totalmente, che non va verso quello che, almeno da quello che ho capito io, cioè non si pongono questo problema qua, cioè se c'è una variante di interesse pubblico fatta da un'amministrazione, cioè, teoricamente secondo questa filosofia non si dovrebbe applicare il discorso del contributo straordinario. Poi per carità, non lo so, io ripeto quello che ho sentito dalle mie informazioni che ho sentito in regione. Poi qui c'è questo parere dell'ANCE che dice
queste cose qua che però abbiamo riportato, noi non è che non abbiamo riportato pari pari, è soltanto da capire quando la variante è di iniziativa pubblica o di iniziativa, ma forse l'abbiamo anche un po' detto in commissione urbanistica. Comunque, a prescindere da questo, noi, ripeto, dal punto di vista generale siamo contrari per le cose che ho detto dal punto di vista generale, però dal punto di vista del voto come gruppo daremo un voto di astensione. Grazie. Scusate, ho perso un attimo il filo, chiedo scusa. Ferrero ha la parola, grazie. Grazie Presidente, grazie. Ecco, ringrazio innanzitutto l'architetto Rendiero per la completezza e la precisione che gli è di norma nell'esposizione di questa nuova norma. Non ho molto da aggiungere su quanto hanno già detto i colleghi. Una breve premessa, nel senso che direi ci riusciamo un'altra volta con una legge calata dall'alto che parte da un principio, come già detto dai colleghi, è condivisibile, quello di tendere al minor consumo del suolo, ma che poi nelle sue articolazioni, magari nel non detto di questa legge, c'è il rischio che dia origine a delle toppe che siano peggio del buco. E poi verrò a dire cosa intendo dire con questa battuta. E poi, con questa norma, il vecchio vizio di demandare all'ente locale la stesura di norme di applicazione con margini discrezionali piccoli, che però, se non ben applicati o ben calibrati, corrono il rischio di, nell'opinione pubblica, che venga scaricato la responsabilità di tutta la norma sul comune, perché il comune ha magari su quella parte discrezionale toccato qualcosina e ci ricarichiamo tutto il bado addosso della norma che appunto mette la comune. Ecco, in commissione l'abbiamo analizzata, anche se onor del vero non è stata proprio approfondita molto questa cosa, insomma. Andando poi a guardarla meglio, cos'è le cose che mi sono venute più messe in evidenza. Ecco, intanto il principio, quando nella norma, delle esclusioni. Fatto politico più grosso. Il capitolo delle esclusioni, quando fa questa distinzione tra variante di iniziativa pubblica e variante su richiesta di privati. Il dubbio che l'applicazione di questa norma intanto disincentivi il ricorso a richieste di varianti da parte dei privati per la difficoltà che va incontro sotto l'aspetto economico. E il dubbio che magari possa succedere la messa in atto di tentativi di vie traverse non ufficiali, che lascia a voi immaginare. Ecco, non diciamo troppe cose in più, però questo fatto che l'iniziativa pubblica possa ricomprendere aree di privati che ha mangiato la foglia e quindi non si propongono più nell'iniziativa pubblica mista come nel caso nostro, e che magari poi vengono a essere ricompresi e trarne il vantaggio senza pagare il pegno. Cioè, su questo dubbio ce l'ho. Secondo dubbio, non è un dubbio, una constatazione credo di poter fare, spero di sbagliarmi, che ci sia l'eventualità di un contenzioso abbastanza continuo
tra amministrazione e tra ufficio e il privato che fa l'intervento a colpa del contrapposto interesse nel determinare il delta di variazione di valore tra il prima e dopo intervento. Quando ci sarà il privato che cercherà di fare di tutto per dimostrare che il costo è stato molto elevato finché il guadagno che ne deriva è molto piccolo, quindi basso il 50%, e da parte dell'amministrazione, dell'ufficio, di dire da un controllo insomma che tipo di pavimento hai fatto, perché hai messo il pavimento di marmo, adesso me lo conteggi come costo, potevi mettere il linoleo. Cimè fa l'osservazione esagerata nel modo opposto, quindi così mi sorge il dubbio che possa generare un bel conflitto, anche se in effetti nella norma ci sono dei paletti abbastanza precisi. Un paio di osservazioni più specifiche. Quando nel punto dove si divide in tre possibilità dell'1%, 1,5 e 2, lì c'è una bella contraddizione con la norma, col principio della norma del non consumo del suolo, perché se abbiamo un'area di rigenerazione dove una fabbrica vecchia dismessa, dove un qualcosa da radere al suolo, addirittura bisogna proprio mettergli zero, togliere addirittura quell'uno, toglierlo, se è vero che non vogliamo fare consumo del suolo, incentiviamo il riuso. E quindi purtroppo questo, come già detto dai colleghi, non lo possiamo qui proporre in quanto ci è vietato dalla norma, perché dice uno. Un altro punto che mi sorge un dubbio è quello dove riguarda, dove è andato a finire, lo vediamo, dove quello che riguarda come rendere l'area idonea, dove in questo 2%, per errore detto 12, in questo 2% vengono elencate una serie di costi sostenuti che vanno detratti in modo forfettario. Il dubbio che ho, proprio per l'aspetto ambientale di questa cosa, se le opere di bonifica dell'area possano, debbano, qui dice debbano, essere inclusi in modo forfettario nel 2%. Questa situazione di bonifica dell'area può essere molto diversa da una situazione a un'altra. Sorge il dubbio che chi ha due palate di terra inquinata da togliere tenderà a inserirsi nel 2% forfettario. Poi c'è l'altro invece che ne deve portare via tir e anche lui ha solo il 2%. Ecco qui che mi sentirei di dire: non è possibile mettere questa parte riguardante la bonifica calcolata a computo. Chi ne toglie le due palate scalerà 0,2%, chi porta via tir possa scalare 5. Cioè, mi sorge questo dubbio affinché non possa venire qualche furbata di chi ne ha tanta da portar via, possa fare qualche buco per infilarcela dentro. Perché no? Come se succede? E come siete professionisti, lo sapete molto meglio degli altri. Quindi niente, io mi fermerei qui con alcune perplessità e con una richiesta di verifica, magari, vedere se fosse possibile questo concetto della bonifica, vedere un po', non so cosa abbiano fatto gli altri comuni, se hanno messo tutti i pari pari in questo modo o se abbiano fatto altre valutazioni. Sembra, da quanto ha detto l'architetto, che di fatto siamo perfettamente in linea con le determinazioni che hanno fatto gli altri comuni, e quindi seppure con
qualche dubbio su questa questione, questa impostazione generale, su questo metodo di buttare giù delle norme e poi lasciare queste discrezioni ai comuni, con qualche perplessità comunque esprimo parere favorevole alla proposta di deliberazione. Grazie al consigliere Ferrero. Il sindaco vuole... Prego. Credo che ci siano diversi elementi condivisibili negli interventi che ci sono stati. Non vi è dubbio che ci sono ci sarebbe stato un gran bisogno di una modifica costituzionale che permettesse la legislazione concorrente e la possibilità di andare ad identificare le competenze suddivise tra i diversi enti, perché questo è uno dei tanti casi. Non voglio dilungarmi, certo questa questione che viene posta relativamente ai terreni da bonificare probabilmente potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento. Credo anche che come avviene, questa è una norma che è andata in approvazione e in qualche modo noi abbiamo cercato di mantenerci sulla stessa linea di comportamento degli altri comuni. Credo anche che nulla è così scritto sulle tavole della legge, può essere che intervengano degli elementi che magari possono portare delle modifiche o delle valutazioni di tipo diverso. Oggi, nelle condizioni date, io credo che la scelta che viene fatta con questa deliberazione è quella che in qualche modo ci avvicina al comportamento di altre delle amministrazioni delle nostre dimensioni, di orientamento anche diverso, che ovviamente come avviene per altre situazioni si devono far carico di dover essere i portatori di normative che sono normative di carattere nazionale, ma non è la prima volta e non è il primo caso. Bene, grazie al sindaco. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, ho ascoltato con interesse l'intervento soprattutto del consigliere Ferrero, perché ha posto alcune problematiche interessanti, soprattutto quella riguardo, che adesso ribadiva ancora il sindaco, no? Sulla quantificazione dei costi per bonifica, che senso ha dotarsi di un costo di costruzione asseverato con perizia asseverata dal tribunale e poi butto là un costo forfettario, no? Per quanto riguarda la bonifica. Ahimè, questo è un problema del legislatore superiore e a cui dobbiamo adeguarci, ed è purtroppo ormai consuetudine che determinate norme siano scritte tecnicamente anche coi piedi a volte, perché sennò tutta la nostra legislazione non è che possiamo, c'è da dire che c'è da dire tra l'altro che questa legge qui l'ha accennata, coi piedi è più. C'è da dire, l'ha accennato forse l'architetto, no? Che questa legge è nata con uno scopo preciso, per risolvere un problema che riguardava la città di Roma,
e quindi si è dovuto creare una norma nazionale per affrontare un problema laggiù, e di fatto quindi ne è venuto fuori qualcosa di non organico. Però andiamo un attimino sulla questione sollevata da tutti, che è la questione del porsi l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e il non raggiungere lo scopo da parte di questa legge. Ora, secondo me c'è un senso nella richiesta di maggiori oneri in determinati casi. Il problema è che nel caso delle esclusioni non c'è l'esclusione in cui ci sia un intervento di recupero edilizio, per cui si configura semplicemente come variante di destinazione d'uso, ad esempio, e se l'iniziativa non è pubblica, allora si incorre nel dovere di pagamento di questo contributo straordinario, senza praticamente distinguere il tipo di intervento. E in questo sicuramente la legge sbaglia, perché non coglie l'obiettivo, ma anzi rende più difficoltoso, rende più difficoltosi determinati tipi di intervento. Ma da questo punto di vista, interventi di recupero, che adesso io sintetizzo, virtuosi, il Comune ha sempre degli strumenti per ridurre gli oneri di urbanizzazione e quindi crearsi dei meccanismi che, se non possono portare a zero, no? Come auspicava il consigliere Ferrero, perché lì c'è un limite preciso, legge nazionale, norma regionale, non è che possiamo dire 0,8, 0,9 e 1, però al di fuori di questo calcolo del contributo straordinario, che non possiamo toccare se non nei limiti esposti, quando c'è un intervento di recupero, e un intervento di recupero che noi possiamo identificare anche in termini di modalità, in termini di linee guida, allora possiamo, come Comune, possiamo determinare delle riduzioni degli oneri. E quindi forse dovremmo, cioè non forse, quindi io, diciamo, la parola che spendo qui adesso è quella di dire: ragioniamo a questo punto. È stato introdotto un nuovo sistema che livella tutti gli interventi, li penalizza. Il coefficiente da 1 a 2 è un variare dell'aggravante, no? Però abbiamo l'aggravante 1 anche nei casi in cui potremmo andare a considerare noi come Comune un caso di recupero virtuoso, quindi non consumo di suolo e di recupero edilizio o di recupero urbanistico. Allora possiamo pensare a bilanciare, anche se non totalmente, anche se magari non abbiamo la possibilità di farlo totalmente, andiamo a bilanciare con gli strumenti che abbiamo determinati tipi di intervento che noi riteniamo degni della salvaguardia del consumo di suolo e quindi del recupero urbanistico. Questo spazio qui, quello che abbiamo, dobbiamo prendercelo, proprio per rivendicare quello che si lamentava prima, no? L'impossibilità di agire con determinati ambiti di libertà a fronte di una mera applicazione delle leggi sovraordinate. Due altre brevissime notazioni. Si accennava prima nell'esposizione che il ricavo di questi oneri straordinari si devono accantonare in un fondo vincolato che deve prevedere degli interventi, diciamo, mirati, non specifici, no? Questo dovrebbe già essere, ad esempio, con le monetizzazioni che fa il nostro Comune, no? Quando monetizziamo gli standard urbanistici, questi fondi ricavati dalle monetizzazioni dovrebbero
sopperire ai mancati interventi che per ragioni di spazio, ad esempio gli interventi in centro storico, un cambio di destinazione d'uso in un'area che non ha altri spazi ricavabili, proprio magari un caso virtuoso, cioè recupero un fabbricato, e il privato non può reperire gli spazi, a questo punto il compito del comune può monetizzare per poi ricavare gli spazi. Ecco, io qui lamento il fatto che ho fatto proprio recentemente una verifica sui valori delle monetizzazioni che incassiamo, il vincolo è generico sugli investimenti, ma non sugli investimenti riferiti al reperimento degli standard urbanistici. E questo crea sicuramente degli squilibri dal punto di vista urbanistico nella nostra città. E quindi volevo sottolineare, uno, il rispetto del vincolo sulle monetizzazioni e, a maggior ragione, il rispetto sulla destinazione d'uso di questo fondo vincolato. Poi purtroppo non ho potuto assistere alla seconda adunanza della commissione urbanistica. Mi ricordo che nella prima avevo segnalato come, siccome c'è uno sfasamento temporale tra la definizione, tra il definire se un intervento ricade o meno nella contribuzione straordinaria e il momento in cui dovrà eventualmente l'interessato sborsare il contributo straordinario, che sarà il momento in cui ci sarà la richiesta di rilascio di permesso abilitativo, di qualunque forma sia, che ci sia una traccia sicura per gli uffici e per gli utenti, o sulle tavole del piano regolatore o in qualche altro modo, perché tra 10 anni non possiamo metterci poi a spulciare, diciamo, le possibili numerose varianti che si sono susseguite o le alcune varianti che sono susseguite per andare a vedere se quel lotto ricade o meno nella fattispecie individuata. Su questo volevo capire se si era fatto un esame e che cosa si intendeva fare. Sicuramente la scelta migliore è la modifica sulla tavola, perché la tavola è la cosa che tutti i professionisti, no, andranno a leggere, tutta l'azienda interessata andranno a leggere, e volevo capire come ci si voleva determinare. Un piccolo accenno, un piccolo contributo, se è possibile o meno, non lo so. Grazie. Sulla questione sollevata sulla difficoltà di interpretazione, variante di interesse pubblico e variante di interesse privato, iniziativa pubblica, chiedo scusa. Il problema, a mio avviso, non si pone, nel senso che la variante, nel senso globale del termine, cioè la prima variante parziale o generale che sia, è sempre iniziativa amministrativa, è sempre iniziativa dell'ente, e quindi ci sarà sempre delibera del Consiglio Comunale e tutto l'iter che per esempio abbiamo visto per questa prima variante parziale. Il termine variante penso proprio che sia riferito a variazione rispetto al programma che l'ente si è dotato, alla programmazione urbanistica di cui l'ente è dotato in quel momento, quindi il singolo intervento, quindi la singola iniziativa che potrà essere di ispirazione pubblica o privata. Ecco, questo modesto apporto, dubito, da parte mia dubito che ci siano difficoltà di intendimento di questo tipo, perché non ci sarebbe, non esistono le varianti tout court private, cioè è sempre una variante, un variante al piano regolatore che non sia, che non passi dalle delibere dell'amministrazione? Non penso che sia possibile, perché non penso che un privato possa suo modo proprio variare un piano regolatore, no? Quindi, però, grazie. Grazie a lei, consigliere, prego sindaco. Solo due considerazioni. Una, per quanto riguarda la questione relativa alla tracciabilità all'interno del piano regolatore, all'articolo 68 c'è la possibilità di inserire sul GIS questi interventi in modo che diventino rintracciabili e visibili. E invece porrei una proposta,
che è un elemento in attesa di verificare quali saranno le attuazioni e anche le varie indicazioni. Su questa questione abbiamo anche sentito dei legali, perché oramai l'urbanistica è fatta più di legali che di architetti e di ingegneri, quindi molto spesso si ha bisogno di... mi sentirei di proporre di cancellare l'aspetto, per quanto riguarda la questione delle bonifiche, l'aspetto del 2%, e di lasciare la cifra forfettaria da dimostrare con una perizia asseverata che dovrà essere fatta, cioè dovrà essere forfettaria. Il costo della bonifica viene quantificato e sulla base del costo ovviamente si avrà diritto al... Quindi uno può rimetterci, può guadagnarci, ma se c'è uno che deve fare una bonifica in un'area industriale che viene riqualificata, che viene il costo è sicuramente molto più alto del 2%, gli si dà la possibilità di poter dimostrare questa cosa. Quindi mi sentirei di fare questa proposta, che io credo sia una proposta che viene incontro ad una... Poi su altre questioni magari cammin facendo studieremo. L'emendamento si cancellerebbe da e che viene riconosciuto. Prego al microfono. È già c'è. Dove si dice le indagini costo per rendere idonea l'area, nell'ultima parte del capoverso eccetera, e che viene riconosciuto pari al 2% del costo di costruzione. Sì. Comprendere tutte le opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli adattamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche, virgola, eccetera, appunto. Ferrero, prego. Sarei sicuro di aver capito bene. Cioè, quello che io proponevo era di... Lì ci sono una serie di cose inserite in quel 2%. Non eliminare tu pure il 2%, ma estrapolare quella della bonifica. Questo intendevo dire. Ho capito bene, ha detto così, va bene. Volevo essere certo di aver capito. Nel punto costo per rendere idonea l'area, che quindi è quella della bonifica, si toglie la questione del 2%. Parere. Prego, architetto. Parere favorevole, perché all'interno della delibera della giunta regionale il 2% non è un parametro definito. Consigliere Allasi, prego. Ultimi 5 minuti. Era relativo a questo emendamento. Sarebbe utile solo rileggere un attimino come viene il paragrafo, però proponevo una semplice, per evitare che ci siano poi disquisizioni in merito, visto che nel caso dei costi di costruzione del fabbricato si parla di che la base di calcolo è un computo metrico estimativo redatto e asseverato in tribunale, no? Cioè utilizzare la stessa metrica anche per i costi di bonifica, in modo da togliere ogni possibile incomprensione o ambiguità, no? Cioè riportare la stessa frase riferita ai costi di bonifica. Prego, architetto, al microfono, grazie. Sostituire la firma
sostituire da e che viene riconosciuto pari al 2% del costo di costruzione del fabbricato CC, quindi questa parte viene cancellata, viene cassata, e si aggiunge da documentarsi e da documentarsi con computo metrico estimativo redatto e asseverato in tribunale da tecnico abilitato, come previsto relativamente al costo di costruzione del fabbricato CC, voce CC. Allora, facciamola più semplice, da documentarsi come previsto nella definizione di costo di costruzione del fabbricato, aperta parentesi, maiuscolo C, C maiuscola, chiusa parentesi. Da documentarsi quello che visto nella definizione di costo, quindi la proposta di emendamento è questo, il parere del tecnico l'abbiamo avuto. Dal punto di vista, votiamo l'emendamento? Ci sono ancora interventi? Posso chiudere la discussione? Si voterà poi anche la D, quindi con ordine. Allora, recepiamo allora l'emendamento. Prima l'emendamento. Allora l'emendamento. Va bene. Votazione chiusa. 14 favorevoli e un astenuto sull'emendamento. Adesso votiamo la delibera così come è stata. Possiamo votare. Votazione chiusa. Approvata con 10 favorevoli, un contrario e 4 astenuti. C'è ancora una immediata eseguibilità. Distraiamoci per cortesia. Stiamo per votare la DIE, quindi prenotazione fatta, possiamo votare l'immediata eseguibilità. Votazione chiusa, immediata eseguibilità approvata con 10 favorevoli, un contrario e 4 astenuti. A Pasqua se non ci vediamo più. Tanti auguri.